Possiamo anche cominciare, Riccardo. Ok, va bene. Iniziamo le sedute di laurea in chimica industriale, iniziando dalle lauree triennali. Primo candidato è Cuofano Ornella, relatore del Rico contro relatore del Vecchio. Presenta una tesi dal titolo Inversione di fase in emulsioni, uno studio di spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica. Buon pomeriggio. Si vede? Sì. Ok. Nel mio lavoro di tesi sperimentale in chimica fisica mi sono occupata dello studio dell'inversione di fase nelle emulsioni mediante spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica. Per emulsione si intende una dispersione di un liquido sotto forma di piccole goccioline, dette droplets, di olio in un mezzo continuo di acqua o viceversa. Essendo le emulsioni sistemi termodinamicamente instabili, per favorire l'emulsificazione vengono utilizzati tensi attivi il cui compito è quello di ridurne la tensione interfacciale. I tensi attivi sono molecole anfifiliche caratterizzate da una testa idrofila ed una coda idrofoba e si vanno a posizionare all'interfaccia tra le due fasi. L'industria chimica italiana ha mostrato negli ultimi decenni una crescita sempre più importante della chimica delle specialità e in particolare nella chimica delle formulazioni. In tale settore molto utilizzate sono le emulsioni, scelte per la produzione di prodotti cosmetici o per la cura personale, nel settore alimentare o anche nell'estrazione del petrolio per consentire un notevole aumento delle rese. Il nuovo trend è verso l'utilizzo di tensi attivi sempre più eco e biocompatibili, come ad esempio i glicosilati e gli etossilati. E proprio sotto quest'ottica, nell'ultimo periodo, nel nostro team di ricerca, sono stati effettuati studi su emulsioni preparate con due tensi attivi non ionici, il sorbitano oleato e l'analogo etossilato, noti sotto il nome commerciale di Span 80 e Twin 80. Inoltre, le emulsioni sono preparate con acqua e un olio minerale costituito da una catena lineare di alcani, avendo una lunghezza media di 12 atomi di carbonio. Da tali emulsioni ne è stato ricavato uno pseudodiagramma di fase, in cui sull'asse dell'ascissa è riportata la frazione di span 80 rispetto al totale dei tensi attivi e sull'asse delle ordinate la percentuale di fase olio rispetto al totale dei solventi utilizzati. Inoltre il diagramma mostra zone tratteggiate in cui il campione ha mostrato un'evidente separazione di fase e zone bianche in cui il campione è risultato omogeneo. Inoltre notiamo che il diagramma varia nel tempo, infatti fino ad un giorno risulta stabile un ampio intervallo di alfa in cui, compreso tra 0,3 e 0,5, in cui le emulsioni risultano omogenee nell'intero intervallo di percentuale di fase olio. Misure di conducibilità elettrica hanno evidenziato che nonostante macroscopicamente non si osservi nessuna variazione netta intorno ad una concentrazione di fase olio pari al 40%, c'è un'inversione di fase passando da una struttura olio in acqua ad una struttura acqua in olio. E lo scopo del mio lavoro di tesi è appunto l'analisi del meccanismo dell'inversione di fase ed è inoltre lo studio dei cambiamenti strutturali e dinamici che subisce lo strato dei tensi attivi a seguito dell'inversione di fase. Tali studi sono stati effettuati mediante spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica e per l'analisi sono stati preparati tre set di campioni. Il primo set ha percentuale di fase olio variabili e composizione di span 80 costante. Il secondo set è stato preparato a basse percentuali di fase olio e composizione di span 80 variabile e il terzo set è stato preparato ad alte percentuali di fase olio e composizione di span 80 variabili. Per brevità andrò a presentare solo gli studi riguardanti solo il primo set di campioni e quelli quindi riguardanti l'inversione di fase. I campioni sono stati analizzati utilizzando due sonde paramagnetiche, la 5-doxy-stearic acid e la 16-doxy-stearic acid, che per semplicità chiameremo 5-DSA e 16-DSA. Nel primo caso il label paramagnetico è posizionato vicino alla testa idrofila, nel secondo caso è posizionato vicino ai terminali della catena idrofoba. Dalle analisi sono stati ottenuti i seguenti spettri EPR e a sinistra mostriamo gli spettri della sonda 5DSA inserita in un ambiente anisotropo confermato dallo slargamento e dal parziale sdoppiamento dei picchi laterali. A destra invece vi sono gli spettri EPR della sonda 16DSA inserita in un ambiente isotropo confermata dalla presenza di tre righe relativamente strette. Inoltre, nonostante il grafico della conducibilità elettrica non abbia mostrato una repentina inversione di fase intorno al 40%, gli spettri non mostrano alcuna perturbazione.
degli spettri ne è stata effettuata un'analisi quantitativa, andandoci a ricavare per la sonda 5DSA il parametro A'N collegato alla polarità locale e il parametro d'ordine S collegato invece all'ordine delle catene dei tensi attivi. Per la sonda 16DSA anche in questo caso il parametro A'N e il tempo di correlazione rotazionale tau C collegato invece al moto rotazionale della sonda. Dai grafici ottenuti, a differenza della conducibilità, che ha una variazione drammatica in corrispondenza all'inversione di fase, permettendo quindi di determinare che questa inversione avviene intorno al 40%, tutti i parametri EPR che abbiamo determinato mostrano andamenti molto più graduali. Infatti, in particolare, il parametro d'ordine S mostra un andamento crescente e quindi ci suggerisce un maggiore ordine nelle strutture acqua in olio. Per la sonda 16DSA invece il parametro tau C ha un andamento decrescente e quindi ci suggerisce un passaggio da una struttura più viscosa ad una meno viscosa. Infine, per il parametro A'N si ha un leggero aumento della polarità locale nella sonda 5DSA e una leggera diminuzione nella sonda 16DSA. In conclusione, lo strato interfacciale dei tensi attivi non ha subito repentine variazioni strutturali a seguito dell'inversione di fase. Inoltre, i risultati ottenuti sono stati interpretati utilizzando il modello a spine di Riccio. In particolare, per strutture acqua in olio abbiamo mostrato che i segmenti vicino alla testa polare sono risultati essere più ordinati, mentre i segmenti terminali della coda idrofobica risentono di una viscosità minore, mentre invece per strutture olio in acqua si è osservata una maggiore viscosità all'interno delle droplets ed in particolare nei segmenti terminali della coda. Infine possiamo dire che durante l'inversione di fase non si sono osservate evidenze di una fase bicontinua intermedia. Grazie per l'attenzione. Grazie Ornella, ci sono domande? Ok, grazie. Se non ci sono domande passiamo al secondo candidato, che è Davide Simone, relatori Auriemma e Di Girolamo, controrelatore Carella, e presenta una tesi dal titolo Ruolo della fase amorfa sulla cristallizzazione del poli-L-lattide per effetto di trattamenti in acqua. Ci sei Simone? Sì. Si vede? Sì, ok. Ok, si vede? Sì. Perfetto. Buonasera a tutti. Il mio lavoro di tesi riguarda l'analisi del ruolo della fase amorfa sulla cristallizzazione del poli-L-lattide per effetto di trattamenti in acqua. Il PLA è un polimero che presenta delle ottime proprietà termiche e meccaniche e può essere ottenuto a partire da fonti rinnovabili. Inoltre esso è il polimero dell'acido lattico e dunque di conseguenza il monomero di partenza è un monomero chirale. Quindi avremo la possibilità di ottenere due isomeri configurazionali per quanto riguarda il PLA, che vengono chiamati per l'appunto PLLA e PDLA. Entrambi questi ultimi possono essere ottenuti a partire da un processo industriale chiamato di ring opening polymerization, che permette di ottenere, diciamo che è un processo importante perché permette di ottenere una precisa analisi delle configurazioni dei centri chirali. L'oggetto del mio lavoro di tesi è l'enantiomero L, quindi il PLLA, che presenta un complesso polimorfismo cristallino. In particolar modo abbiamo tre forme, la forma alfa, la beta e la gamma, e la più importante e stabile è sicuramente la forma alfa, che presenta due modificazioni, una ordinata e una disordinata, l'alfa primo. In particolar modo la forma alfa è quella che si ottiene per semplice cristallizzazione dal fuso. In un recente lavoro è stato dimostrato praticamente che l'immersione di campioni di PLLA in acqua ad una temperatura a ridosso della temperatura di transizione vetrosa per tempi molto lunghi può provocare la completa cristallizzazione del PLLA nella forma alfa, come si vede per l'appunto dai profili di diffrazione in figura. Un tempo di immersione di almeno 24 ore provoca per l'appunto la cristallizzazione. Tale effetto è stato spiegato con il fatto che l'acqua può indurre dei fenomeni di idrolisi alle catene polimeriche e una certa porosità nei campioni di PLLA. Tuttavia non è stato dimostrato che cosa succede per brevi tempi di immersione. L'interesse industriale per il PLLA è stato limitato nel tempo dalla sua lenta velocità di cristallizzazione, che infatti gli impedisce di andare a cristallizzare dal fuso con tempi accettabili da un punto di vista industriale, ed è stato limitato anche in realtà dalla sua bassa temperatura di transizione vetrosa. Lo scopo del mio lavoro di tesi è proprio quello di andare ad analizzare quello che succede per brevi tempi di immersione di campioni di PLLA in acqua ad una temperatura selezionata di 55 gradi, e in particolar modo valutarne quelli che sono gli effetti
sulla struttura, ma soprattutto sulla velocità di cristallizzazione e sulle proprietà meccaniche. Per farlo, le tecniche di caratterizzazione che ho utilizzato sono l'analisi VAX, l'analisi DSC, la termogravimetria e le prove di trazione uniassiale. I campioni da me utilizzati sono stati forniti sotto forma di pellets cristalline dall'azienda Total Corbion, che è un'azienda, diciamo, leader mondiale nella produzione e la commercializzazione del PLLA. In particolar modo il nome commerciale dei campioni che ci sono stati inviati è Lumini L175. Sia l'analisi RAGX che l'analisi DSC vanno praticamente a confermare l'iniziale cristallinità dei campioni, e confermano anche il fatto che il PLLA non riesce a cristallizzare, per l'appunto, dal fuso ad una velocità di scansione di 10 gradi al minuto, mentre va a cristallizzare durante il secondo riscaldamento con un picco, per l'appunto, di cold crystallization presente a 135 gradi, ovviamente maggiore della temperatura di transizione vetrosa. Le pellets industriali sono state utilizzate per la preparazione dei miei campioni tramite fusione tra i piatti di una pressa idraulica per 5 minuti a 220 gradi e successivo brusco riscaldamento, quindi raffreddamento, quindi quench, in acqua a temperatura ambiente. I film e le piattine così ottenute sono risultate essere amorfe dall'analisi di diffrazione dei raggi X. Questi film, queste piattine, sono state poi praticamente trattate con uno dei trattamenti mostrati in tabella. In particolar modo facciamo riferimento a campioni paper dried, per quelli che sono stati immersi in acqua calda a 55 gradi per tempi variabili, e a quelli vacuum dried, che hanno subito lo stesso trattamento più un successivo essiccamento in stufa da vuoto overnight, ovvero sia per una notte, a temperatura ambiente. Inoltre, a titolo comparativo, è stato effettuato anche su alcuni campioni un annealing a 55 gradi in assenza di acqua, quindi in ambiente anidro. Nella prima parte di questa slide vengono riportati i profili di diffrazione dei raggi X dei campioni trattati, ognuno con uno dei trattamenti appena presentati, per un'ora, 2 ore e 3 ore, e si nota come né i trattamenti in acqua né il trattamento termico riescano ad indurre, per l'appunto, la cristallizzazione del PLLA, mentre andando ad aumentare il tempo di contatto in acqua e quindi facendo esplicito riferimento a quelli che sono i campioni paper dried, si nota che già a partire dalle 4 ore di contatto, di immersione, si ha la comparsa di un picco di bassa intensità, in realtà, di cristallizzazione a circa 16 gradi. Aumentando ulteriormente il tempo di immersione, in particolar modo 8 ore, si nota la completa cristallizzazione del PLLA nella forma praticamente alfa. In questa diapositiva invece viene riportato quello che è, per prima cosa, a sinistra, il DSC dei campioni ottenuti tramite quench, quindi quelli che non hanno ancora subito nessun trattamento. Questo DSC va a confermare semplicemente che il campione è inizialmente amorfo e presenta già nella prima scansione, infatti a 10 gradi al minuto, un picco di cold crystallization a circa 115 gradi. Si noti che la temperatura di cold crystallization risulta essere criticamente dipendente da quella che è la velocità di scansione utilizzata al DSC, e in particolar modo tende a diminuire al diminuire della velocità di scansione. In questa slide, che è fondamentale, vengono riportati invece i DSC di quelli che sono praticamente i campioni trattati in acqua, e quindi i campioni di paper dried, per un'ora, 2 ore e 3 ore, e si nota una sensibile diminuzione praticamente della temperatura di cold crystallization, una diminuzione che può attestarsi addirittura attorno ai 20-25 gradi, e in accordo a quanto detto in precedenza, essa diminuisce al diminuire della velocità di scansione. In contrapposizione con questo effetto, per l'appunto, di velocizzazione di quella che è la cristallizzazione del PLLA, invece l'acqua non ha un effetto plasticizzante, significa che praticamente la temperatura di transizione vetrosa del PLLA, come evidenziato dai dati in tabella, non va in pratica a variare. Diciamo, l'analisi di quelli che sono i risultati fino ad ora mostrati ha reso necessaria un'indagine più approfondita, proprio per dimostrare che l'effetto osservato è in pratica dovuto all'acqua, all'azione combinata dell'acqua e della temperatura, e non ad altri fattori, e pertanto si deve notare che il DSC dei campioni vacuum dried, ovvero sia quelli trattati in acqua e che hanno subito poi un successivo essiccamento, è assolutamente identico a quelli dei campioni che non hanno subito essiccamento. Questo significa che l'effetto dell'acqua risulta essere permanente. Ancora una volta, a titolo comparativo è stato inserito invece quello che è il DSC dei campioni trattati solamente con annealing, quindi in assenza di acqua, e il loro termogramma risulta essere identico a quello dei campioni, diciamo, non trattati, quindi dei film amorfi, e quindi l'effetto che abbiamo registrato di velocizzazione della cristallizzazione del PLLA è sicuramente dovuto all'effetto all'azione combinata dell'acqua e della temperatura. Acqua che però dall'analisi termogravimetrica si è visto che non viene assolutamente assorbita dal PLLA, e che inoltre per un tempo di immersione di 3 ore non riesce ad indurre nessun fenomeno di idrolisi, come confermato da alcuni dati GPG, quindi praticamente di gel permeation cromatography.
Infine, in questa slide vengono riportate quelle che sono le curve stress strain di campioni sia acquenciati, quindi ottenuti per semplice quench, quindi film amorfi, sia trattati per 2 ore in acqua, stirati a temperature diverse a 25, 60 e 70 gradi per un tempo di invecchiamento nullo, quindi di circa un'ora, e si nota come il trattamento in acqua in realtà non riesca ad indurre nessuna variazione significativa sulle proprietà meccaniche per l'appunto dei campioni di PLLA analizzati. In conclusione possiamo dire che il trattamento del PLLA in acqua a 55 gradi non riesce ad indurre nessun tipo di cristallizzazione per tempi di immersione minori o al più uguali delle 3 ore, ma bisogna per l'appunto aumentare il tempo di immersione fino ad 8 ore per notare per l'appunto la completa cristallizzazione nella sua forma alfa. Inoltre lo stesso trattamento in acqua induce la formazione di una fase amorfa che noi abbiamo definito fase amorfa attivata, ovvero sia una fase in cui la temperatura di cold crystallization è nettamente minore rispetto a quella di campioni praticamente non trattati in acqua. L'acqua però non agisce da plasticizzante perché la temperatura di transizione vetrosa rimane in pratica inalterata, non viene assorbita e il suo effetto rimane diciamo anche dopo essiccamento e quindi è permanente. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Simone, ci sono domande? Ok, grazie di nuovo. Il prossimo candidato è De Cristofaro Ilaria. Relatore evidente, controrelatore Delrico, titolo della tesi è i bioerbicidi e la loro formulazione. Buon pomeriggio, si vede? Sì, sì. Il presente lavoro di tesi si è posto l'obiettivo di fornire informazioni circa i bioerbicidi attraverso una critica analisi bibliografica. I bioerbicidi si basano sull'utilizzo di sostanze naturali efficaci per combattere le piante infestanti. La diffusione delle piante infestanti rappresenta uno dei principali problemi agricoli ed ambientali. Esse infatti causano notevoli perdite nella produzione agricola e conseguenti gravi danni economici, comportano una minore efficienza delle tecniche colturali e contribuiscono all'alterazione degli ecosistemi e alla diffusione di malattie, insetti dannosi o nematodi. Talvolta esse sono responsabili di gravi allergie, come quelle indotte da Ambrosia artemisifolia, e causano ingenti danni sul patrimonio forestale, archeologico ed ornamentale di parchi e giardini storici. Negli anni sono stati investigati una serie di metodi per la gestione delle piante infestanti, il più promettente si è rivelato essere l'uso degli erbicidi di sintesi. Di seguito si possono osservare i dati di consumo degli erbicidi nel mondo e sul territorio nazionale, notando come recentemente si è diminuito il consumo degli erbicidi. Io non vedo la presentazione. No, Ilaria, non c'è, vediamo te, ma non la presentazione. Un attimo allora. Provo a ricondividere lo schermo. Condividere il PowerPoint oppure tutto il desktop. Sì. Si vede ora? Sì. Sì? Sì, sì. Ok. Dicevo, è diminuito il consumo degli erbicidi di sintesi negli ultimi anni. Questo è spiegato dal fatto che gli erbicidi di sintesi non solo causano gravi danni economici, ma anche ambientali. Un esempio è costituito dall'imazapir, un erbicida che si è rivelato essere uno dei principali responsabili dell'inquinamento delle acque. D'altro canto, gli erbicidi di sintesi costituiscono anche un serio rischio per la salute. Basti infatti pensare al glifosato, dichiarato potenzialmente cancerogeno per l'uomo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015. Tutti questi svantaggi che caratterizzano gli erbicidi di sintesi, incluso un aumento del rischio di resistenza da parte delle piante infestanti, hanno indotto numerosi studi sulla loro sostituzione con i bioerbicidi. Questi ultimi, derivanti principalmente dai funghi e dalle piante, si possono suddividere in diversi gruppi chimici come segue, ovvero in terpeni, composti aromatici, spirotossine, furopirani, nonenolidi ed altri composti. Esempi di terpeni sono costituiti dalle inuloxine isolate insieme all'acido alfa-costico dalle parti aeree di Dittrichia viscosa. In particolare, le inuloxine A, C e D hanno mostrato un'elevata fitotossicità nei confronti di due piante parassite quali Orobanche crenata e Cuscuta campestris, mentre l'acido alfa-costico ha mostrato un'azione inibente soltanto sulla germinazione di Cuscuta campestris. Esso inoltre è stato proposto come caricida
naturale nei confronti di Varroa destructor, il parassita più pericoloso delle api da miele. Tra i composti aromatici occorre invece menzionare la colletoclorina A, la quale mostra una potenziale attività erbicida nei confronti di Ambrosia artemisifolia, una pianta infestante fortemente allergenica, ed il colletopirandione, che è assaggiato su 4 specie differenti, ha mostrato una modesta attività fitotossica associata ad una completa mancanza di tossicità nei confronti delle piante non target. Una spirotossina di grande interesse invece rappresentata dall'acido papiracillico, isolato per la prima volta da Ascochita agropirina varietà nana e proposto come potenziale patogeno di biocontrollo per Elitrigia repens, una pianta infestante per tutte le principali colture agrarie. Esso inoltre ha mostrato un'attività deterrente e larvicida nei confronti di Aedes aegypti, il principale vettore degli arbovirus, responsabili della malaria, febbre dengue, febbre gialla e Zika virus. Tra i furopirani occorre invece menzionare i chenopodolani isolati dai filtrati culturali del fungo Foma chenopodicola. In particolare, chenopodolani A e B hanno mostrato una notevole fitotossicità nei confronti di Chenopodium album, una pianta infestante che causa gravi danni alle colture di mais, della soia e della barbabietola da zucchero. Mentre il chenopodolano F si è rivelato particolarmente attivo su Sonchus arvensis, una pianta infestante che causa ingenti danni alle principali colture cerealicole. Tra i neonenolidi invece occorre far riferimento agli stagonolidi isolati dai filtrati culturali del fungo Stagonospora circi. In particolare lo stagonolide A ha mostrato un'elevata fitotossicità nei confronti di Circium arvense, una pianta infestante che causa ingenti danni alle principali colture agrarie. Infine occorre menzionare l'erbarumina 1 e l'erbarumina 2 rivelatisi in grado di inibire la germinazione dei semi di Amaranthus hypochondriacus. Dunque numerosi sono i composti naturali che hanno mostrato una potenziale attività erbicida, ma pochi hanno portato a dei prodotti commercializzabili. Il vincolo più importante è rappresentato dalla loro scarsa solubilità in acqua. Per questo motivo è crescente l'interesse nei confronti di nuove formulazioni in grado di migliorare la biodisponibilità della sostanza attiva. La formulazione di un bioerbicida dovrebbe idealmente dare come risultato un prodotto finale che sia caratterizzato da un'elevata efficacia, da una facile applicazione, da un basso costo e da una durata di conservazione soddisfacente. Generalmente le formulazioni dei bioerbicidi si distinguono in formulazioni solide e formulazioni liquide. Le formulazioni solide includono le polveri secche, le polveri bagnabili, i granuli di prodotti incapsulati. Un esempio è infatti costituito dall'incapsulamento dell'inuloxina A con le beta-ciclodestrine. Come si osserva dal diagramma di fase, la solubilità dell'inuloxina aumenta linearmente all'aumentare la concentrazione delle beta-ciclodestrine. Questo diagramma dunque mostra che la solubilità dei complessi in acqua è maggiore rispetto a quella del substrato non complessato. Inoltre è necessario specificare che l'inuloxina A, seppur incapsulata, continua a conservare la sua attività erbicida nei confronti di note piante infestanti, incluse piante parassite quali felipanche ramosa. Le formulazioni liquide invece includono i concentrati emulsionabili, le sospensioni fluide e le emulsioni, le quali si distinguono in emulsioni semplici ed emulsioni invertite. Un esempio di emulsione semplice è costituito dalla formulazione di un bioerbicida prodotto tramite la fermentazione su substrato solido di un fungo appartenente alla specie di Aporte. In questo caso, al fine di incrementare l'attività erbicida nei confronti di Cucumis sativus, sono stati utilizzati due tensioattivi aventi due differenti valori del bilancio idrofilo-lipofilo e l'olio di palma in qualità di oleovanti, mentre le emulsioni invertite sono costituite da una fase continua oleosa contenente goccioline d'acqua, il che le rende particolarmente viscose e molto costose. Un esempio è costituito dalla formulazione del fungo con l'Etotrichum coccodes, utilizzato per il biocontrollo di Solanum picantum. Attualmente l'obiettivo è la progettazione di nuove formulazioni simili a quelle convenzionali ma con caratteristiche migliorate, cioè lento rilascio, non degradabili prematuramente e solubili in acqua. Una prospettiva futura è rappresentata dall'utilizzo della nanotecnologia, ed una tecnica molto promettente è quella del incapsulamento degli oli essenziali utilizzando biopolimeri. L'incapsulamento degli oli essenziali non solo ne incrementa l'attività biologica, ma ne migliora anche la resistenza al calore e ne rende possibile il lento rilascio, proteggendoli dunque da fattori esterni e consentendo una diminuzione del dosaggio di bioerbicida necessario. In conclusione, l'utilizzo dei bioerbicidi opportunamente formulati rappresenta una valida alternativa all'utilizzo degli erbicidi di sintesi. Infatti, in un contesto in cui si sta manifestando sempre
sempre di più la necessità di ridurre l'inquinamento e di minimizzare i rischi per la salute umana, è opportuno continuare ad investire in questo campo con l'obiettivo di ottenere bioerbicidi commercializzabili che possono essere utilizzati su larga scala. Grazie per l'attenzione. Grazie Ilaria, ci sono domande? Sì, io avrei una domanda. Prego. Sono Gerardino Dorrico. Allora, mi connetto, eccomi qui. Ciao Ilaria, allora tu hai cominciato la tua presentazione dicendo che avevi fatto una critica analisi bibliografica. E io vorrei proprio sapere, a valle di questa analisi bibliografica che hai fatto, puoi individuare dei trend, una sorta di logica, di razionalizzazione, insomma, in questa enorme massa di dati che hai presentato in tutte queste molecole, quali potrebbero essere e magari un po' perché le più promettenti, dove andare a cercare per il futuro, sia da un punto di vista, direi proprio scientifico, quali possono essere le più attive, e poi anche a valle le più promettenti da un punto di vista di formulazione industriale, perché magari sono più stabili, insomma. Ecco, volevo un po' una tua visione critica di questi dati che hai mostrato. Grazie. Allora, innanzitutto io ho iniziato andando a appunto classificare le molecole naturali in base alla loro struttura chimica. Il trend futuro, per quanto è emerso insomma dalla mia ricerca bibliografica, è stato è stato quello dell'utilizzo degli oli essenziali. Perché gli oli essenziali effettivamente riescono ad essere incapsulati in nanocapsule, e questo chiaramente comporta sostanziali vantaggi, quale appunto, primo tra tutti, il lento rilascio. Questo perché sostanzialmente grazie appunto a questo tipo di formulazione è possibile andare a minimizzare anche i rischi sulla salute umana, cosa che per noi insomma è fondamentale. Infatti il lento rilascio fa sì che la sostanza naturale vada a essere rilasciata molto lentamente, penetrando anche lentamente nell'uomo, e quindi questo è un vantaggio insomma importante, ma soprattutto perché l'utilizzo di bioerbicidi formulati in questo modo ci dà la possibilità di andare ad utilizzare una quantità inferiore di erbicida, quindi con conseguenti anche vantaggi economici e anche chiaramente sull'impatto ambientale. Grazie. Grazie. Altre domande? Sì, io avrei un commento. Prego. È un commento che non riguarda ovviamente il contenuto della tesi, che insomma, ma l'idea di fare una tesi bibliografica, lo dico come presidente della commissione, poi dopo ne discuteremo in commissione, ma lo dico principalmente per gli studenti presenti. Una tesi bibliografica compilativa, chiamiamola come vogliamo, non è ammessa nelle lauree di chimica industriale. Quindi io non capisco come sia possibile. Ora il relatore evidentemente ha concesso questa cosa, e quindi non c'è da penalizzare la studentessa De Cristofaro. Però lo dico agli studenti presenti, una tesi compilativa non è accettata per una laurea in chimica industriale. Entrando nel dettaglio, poi, è una tesi di chimica organica di sostanze naturali, e utilizzare continuamente i linguaggi per forzare verso la chimica industriale come formulazioni o nanotecnologie non mi sembra una strada da percorrere. Forse è meglio dire, questa è una tesi di chimica organica, appunto. Vabbè, poi ovviamente per quanto riguarda la studentessa, lei non so come le è venuta questa cosa di chiedere una tesi compilativa, ci sono delle regole che evidentemente non sono state rispettate, e poi in commissione poi ne parleremo. Va
bene. Voglio rispondere un attimo, se possibile. Allora, la tesi compilativa, e di questo ne abbiamo discusso con il professore De Rigo, che è il presidente del Consiglio di Corsi Laurea, e anche con Riccardo Tesser. E ovviamente Gerardino De Rigo può anche intervenire, perché la studentessa ha scelto di fare questa tesi nel periodo in cui era consentito, cioè quando c'era il lockdown, il Covid. Lei ha iniziato e questo era permesso nei mesi di giugno e di luglio. Poi non ce l'ha fatta a finire e praticamente si è l'unica sessione, diciamo, più vicina a quella di ottobre, quindi non è che non era consentito. Queste regole ci stavano e si potevano applicare giugno e luglio. Vabbè, ma è meglio che non è stata applicata in quei mesi, ma è stata applicata a ottobre. E di questo ovviamente facciamo ammenda, chiediamo ammenda, ma la ragazza non ce l'ha fatta a finire. Poi per quanto riguarda l'altro, le altre questioni che ha posto il presidente, chimica organica, non chimica organica, credo non sia il caso, questo il posto dove discutere, possiamo discutere anche dopo. Ok, dopo in commissione ne discutiamo meglio, io direi di passare al prossimo candidato. Va bene. A meno che Gerry tu vuoi dire... Riccardo, perdonami, siccome sono stato chiamato in... Puoi aggiungere... Volevo chiarire, come del resto già ho fatto, non dico nulla che non abbia già detto sia al professore Evidente sia alla studentessa, quindi il documento che fu emanato ad aprile era, secondo me, molto chiaro. Lo voglio semplicemente dire per evitare... da parte di qualcuno. Io penso che il documento l'ho riletto con attenzione, io reputo che sia. Finisco il mio commento. Ok, grazie Gerry. Allora, il prossimo candidato è Falzarano Federica, relatore del Rico contro relatore del Vecchio, e presenta una tesi dal titolo Caratterizzazione del materiale organico naturale mediante spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica. Buon pomeriggio a tutti. Il mio progetto di tesi si occupa della caratterizzazione del materiale organico naturale utilizzando la spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica. Il materiale organico naturale, il cui acronimo è NOM, è la componente organica presente nei suoli e nelle acque. Il NOM è costituito, oltre che da sostanze semplici, quali amminoacidi o acidi organici mono o bicarbossilici, anche da composte da più alto peso molecolare, come proteine e polisaccaridi, ma è costituito in gran parte dalle cosiddette sostanze umiche. Le sostanze umiche sono composti etereo policondensati, costituiti da nuclei poliaromatici coniugati e derivatizzati con fenoli e acidi di carbossilici. Le sostanze umiche si presentano sotto forma di aggregati supramolecolari con struttura di tipo micellare. Recentemente è stato proposto l'utilizzo del NOM per rimuovere gli inquinanti dai suoli e dalle acque. Infatti il NOM possiede una notevole capacità assorbente nei confronti dei coloranti industriali, i quali possono penetrare nella struttura porosa del NOM e lì essere assorbiti grazie alle interazioni elettrostatiche e idrofobiche. L'ottimizzazione di queste applicazioni però richiede una conoscenza più approfondita circa le aggregazioni supramolecolari di cui il NOM è caratterizzato. Lo scopo di questo progetto di tesi è proprio la caratterizzazione del materiale organico naturale utilizzando la spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica per ottenere informazioni sulla natura e sull'estensione dei sistemi aromatici coniugati che il NOM contiene, ma soprattutto sulla loro organizzazione supramolecolare. Infatti la presenza di questi sistemi aromatici stabilizza per risonanza gli elettroni spaiati del NOM, i quali vengono rivelati grazie alla spettroscopia EPR. Di conseguenza possiamo dire che la spettroscopia EPR può fornire utili informazioni circa la natura, la struttura chimica e molecolare del NOM. I campioni di NOM analizzati sono stati forniti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Edile Ambientale della Federico II di Napoli e derivano dallo sfagno, che comunemente è noto come muschio di torba, ossia un muschio filamentoso. I campioni analizzati sono stati tre. Il primo campione TQ, che sta per tal quale, è stato analizzato senza essere sottoposto ad ulteriori trattamenti. Poi c'è il campione D, che è stato dializzato per poter allontanare tutte le molecole che avessero un taglio inferiore a 3500 Dalton e quindi caratterizzate da legami deboli con il resto del particolato. Infine c'è il campione DF, che oltre ad essere dializzato è stato anche filtrato per poterne ricavare il particolato più fine. I particolati risultanti sono stati poi introdotti in capillari saldati dati a fuoco e inseriti nei tubi portacampione per EPR dal diametro di 4 mm.
Al fine di poter individuare la potenza radiante ottimale alla quale acquisire gli spettri PR e quindi evitare di incorrere nella saturazione di spin, per ogni campione sono state costruite delle curve di power saturation, in cui si riporta l'intensità del campione normalizzata in funzione della radice della potenza radiante. Osserviamo che il campione TQ presenta un trend di saturazione eterogeneo caratterizzato al raggiungimento di un plateau. Invece, per quanto riguarda i campioni D e DF, essi sono caratterizzati da un tipico trend di saturazione omogeneo caratterizzato al raggiungimento di un massimo con successiva saturazione di spin e quindi con conseguente diminuzione del segnale. La potenza radiante scelta alla quale acquisire gli spettri PR è stata una potenza di 0,51 mW che, come si evidenzia nel grafico, cade pienamente nella zona di crescita lineare della potenza. Per quanto riguarda l'analisi degli spettri EPR dei campioni, vediamo che tutti e tre i campioni mostrano un singoletto slargato centrato tra 3510 e 3520 Gauss e privo di struttura iperfine. Di ogni spettro poi sono stati calcolati determinati parametri. Primo fa tutti il fattore di Landé, il quale è caratteristico della particolare specie paramagnetica. In secondo luogo poi è stata calcolata la densità di spin sottoponendo ogni spettro ad una doppia integrazione, vale a dire che ogni spettro registrato in derivata ha subito una prima integrazione per ottenere il segnale di assorbimento. A sua volta tale segnale di assorbimento ha subito un processo di integrazione definita per poterne calcolare l'area sottesa. In seguito è stato calcolato il delta B, ossia la differenza tra il valore del campo magnetico del massimo e del minimo del segnale, ed infine la percentuale di Gauss, ossia il contributo gaussiano alla forma di riga dello spettro, poiché la line shape di ogni spettro può avere un andamento che ricalca una curva gaussiana o una curva lorenziana. Tutti i parametri calcolati sono stati poi riportati in questa tabella, che è possibile analizzare nel dettaglio. Infatti, in particolare, il fattore di Landé, che è relativamente alto, segnala il contributo di eteroatomi agli orbitali molecolari su cui gli elettroni sono delocalizzati. Tali valori del fattore di Landé, così come il delta B, non variano sostanzialmente per i tre campioni, e ciò vuol dire che i trattamenti che il NOM ha subito non perturbano la sua natura chimica. Passando poi alla concentrazione di spin, vediamo che il campione D presenta un leggero aumento di tale parametro rispetto a TQ e questo vuol dire che la dialisi ha allontanato piccole molecole non paramagnetiche che probabilmente erano delle impurezze del NOM. Per quanto riguarda invece il campione DF, si osserva una diminuzione di questo parametro rispetto agli altri due e vuol dire quindi che la filtrazione ha allontanato del particolato paramagnetico di grosse dimensioni. Infine, per quanto riguarda la percentuale di Gauss, vediamo che il campione TQ presenta il più basso contributo gaussiano alla forma di riga. Difatti, lo spettro del campione TQ aveva un andamento che ricalcava una curva lorenziana più che una curva gaussiana, e questo è legato alle interazioni PY-PY stacking che sono alla base della formazione degli aggregati sovramolecolari, e questo anche confermato dal trend di saturazione eterogeneo. Ciò non accade invece per gli altri due campioni D e DF, i quali invece presentano un'alta percentuale di Gauss. E questo vuol dire che la dialisi e la filtrazione hanno fatto sì che le aggregazioni sovramolecolari andassero perse, e questo infatti trova piena conferma anche nel trend di saturazione omogeneo, che indica per l'appunto che le molecole sono omogeneamente disperse senza alcun tipo di organizzazione sovramolecolare. In conclusione possiamo dire che la spettroscopia EPR si è dimostrata una tecnica in grado altamente di dare un valido contributo alla caratterizzazione del materiale organico naturale, il quale quindi presenta il segnale caratteristico degli elettroni spaiati delocalizzati sugli stessi sistemi aromatici che esso contiene, ed in particolare per la prima volta si è evidenziato come il NOM sia in grado di distinguere le aggregazioni sovramolecolari che l'EPR sia in grado di distinguere le aggregazioni sovramolecolari del NOM e soprattutto come esse vengano influenzate dei trattamenti a cui il NOM può essere sottoposto. Grazie per l'attenzione. Grazie Federica, grazie. Ci sono domande? Ok, ti ringrazio. Passiamo al candidato. Grazie. Lucente Andrea, relatore russo e controrelatore Jesce, presenta una tesi dal titolo Cinetica di fotodegradazione dell'ibuprofene promossa da TiO2. Non si sente, Andrea.
ho dimenticato di attivare il microfono e la telecamera. Ok, si vede? Mi vedete? Sì, adesso sì. Ok. Ringrazio innanzitutto il professor Tesser per la presentazione. Come ha già anticipato, il mio studio è stato focalizzato sulla cinetica di fotodegradazione dell'ibuprofene promossa da diossido di titanio come catalizzatore. L'ibuprofene o acido 4-isobutil alfa-metilfenilacetico è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci antinfiammatori non steroidei, o meglio detti FANS, che hanno il compito di diminuire la febbre, ridurre il dolore e ridurre le infiammazioni. I FANS sono destinati sia all'utilizzo umano che all'utilizzo veterinario come antibatterici e quindi vengono prescritti in continuazione. Il loro consumo elevato è motivo di preoccupazione in quanto l'ibuprofene ha mostrato resistenza alla biodegradazione e quindi è stata rilevata la sua presenza nei reflui acquatici. Quindi è considerato a tutti gli effetti un inquinante emergente. Gli inquinanti emergenti sono inquinanti il cui effetto sull'ambiente non è ancora compreso appieno e pertanto non sono ancora coperti da regolamenti per la qualità dell'acqua. Quindi per l'ibuprofene sono stati ammessi appunto dei metodi di rimozione. In un primo momento sono stati considerati i metodi di rimozione tradizionali, quale separazione a membrana ad alta pressione con nanofiltrazione, assorbimento e ozonizzazione, i quali però hanno respinto gli inquinanti. Quindi si è deciso di approdare ai metodi di ossidazione avanzata o AOPS, la cui dipende dalla formazione di radicali liberi reattivi, in particolare del radicale ossidrile, il quale è altamente reattivo e capace di ossidare e decomporre numerosi inquinanti. Tre metodi che inducono la formazione dei radicali ossidanti abbiamo appunto la fotocatalisi, la quale è costituita da una serie di reazioni a catena che possiamo vedere nella presente slide. Innanzitutto sospensioni di biossido di titanio vengono irradiati con fotoni e ciò genera la formazione di coppie di carica e meno H+. Queste coppie di carica e meno H+ possono reagiscono con i radicali ossidrili presenti sulla superficie del catalizzatore formando radicali ossidrili liberi adsorbiti. Questi radicali ossidrili adsorbiti possono lasciare la superficie del catalizzatore e pertanto formare radicali liberi. La degradazione degli inquinanti quindi può avvenire direttamente sulla superficie del catalizzatore oppure mediante interazione con radicali ossidrili liberi. Però è bene anticipare che in letteratura è noto che nei processi di ossidazione dell'ibuprofene sono stati trovati dei prodotti di degradazione a 220 a 250 nanometri. Infatti nel nostro caso all'UV si è rilevata la presenza di un picco a 260 nanometri che confrontato con gli spettri di massa dei composti visti in letteratura, questo picco corrisponde appunto all'1-osso ibuprofene, come possiamo vedere cerchiato nella slide. Pertanto gli obiettivi del mio lavoro di tesi sono stati lo studio e la fotodegradazione catalitica dell'ibuprofene in condizioni di laboratorio utilizzando ossido di titanio come catalizzatore e una lampada UV come sorgente di luce al fine di cercare metodi per la rimozione e o degradazione dell'ibuprofene dai reflui acquatici e inoltre è stato effettuato uno studio cinetico del processo per il catalizzatore utilizzato finalizzato al calcolo dei parametri cinetici. Il sistema di reazione utilizzato consiste in un reattore incamiciato dalla capacità di 1,5 litri, coperto da un coperchio a tre colli nel quale abbiamo inserito la lampada UV, l'erogatore d'aria e la termocoppia che appunto permetteva la lettura della temperatura impostata dal termostato, mentre il flusso d'aria è stato regolato da un flussimetro digitale al computer. Il tutto è stato posto sotto agitazione mediante l'introduzione dell'ancoretta magnetica in soluzione e l'agitatore magnetico al di sotto del reattore per tutta la durata della reazione, ovvero per 5 ore. I campioni prelevati sono stati analizzati mediante l'utilizzo di uno spettrofotometro visibile, il quale ha restituito uno spettro di assorbanza che possiamo vedere nella slide. Infatti questo spettro riporta due andamenti. Il primo andamento è riferito ad S0, ovvero, scusate, ho sbagliato, il campione prelevato prima dell'inizio della reazione e poi S1, ovvero il campione prelevato dopo 30 minuti dall'inizio della reazione. Infatti in S1 possiamo vedere la presenza del picco a 260 di cui abbiamo parlato prima, riferito appunto all'1-osso ibuprofene. Prima dell'inizio della reazione sono state preparate anche soluzioni a concentrazioni nota di
ibuprofene al fine appunto di calcolare la concentrazione incognita dei nostri campioni mediante il metro della retta di taratura per regressione lineare, ottenendo appunto l'equazione vista nella, presente nella slide. Infine, prima della reazione è stata effettuata una prova in bianco, ovvero una prova in assenza del catalizzatore, per verificare se l'ibuprofene subisse fotodegradazione soltanto per mezzo della luce UV. E dal grafico possiamo vedere che la variazione di concentrazione dopo 5 ore si può considerare effettivamente trascurabile. Quindi sono state effettuate diverse prove a diverso carico di catalizzatore, temperatura e flusso di aria. Le prime prove effettuate sono state a diversa temperatura, in particolare a 20, 30, 40 e 50 gradi centigradi. A sinistra possiamo vedere il grafico riguardante l'ibuprofene, mentre a destra quello riferito al prodotto di degradazione. Per quanto riguarda l'ibuprofene, dal grafico si nota che la concentrazione diminuisce all'aumentare della temperatura, riuscendo a 30, 40 e 50 gradi ad arrivare comunque a concentrazioni molto basse. Per quanto riguarda invece la prova a 20 gradi centigradi, come sappiamo ogni processo è un bilancio tra cinetica e fenomeni di trasporto. Abbassando la temperatura si rallenta la cinetica del processo e quindi lo stadio lento diventa la cinetica dello stesso, e questo è proprio quello che accade a 20 gradi centigradi. Infatti la cinetica è diventata più importante del trasferimento di fase. Per quanto riguarda invece il prodotto di degradazione, così come vedremo anche nelle slide successive, si ha un aumento iniziale di concentrazione fino ad avere una sua diminuzione, indice appunto che la decomposizione è avvenuta. Successivamente sono state effettuate 4 prove a diverso carico di catalizzatore, e in particolare per il grafico dell'ibuprofene possiamo vedere che diminuendo la concentrazione del catalizzatore si riesce ad avere per tutte le prove circa la stessa concentrazione. In questo caso non è possibile definire un andamento lineare o inversamente proporzionale tra potere assorbente e massa del catalizzatore, in quanto minore è minore la massa del catalizzatore, minore sarà il potere assorbente. Per quanto riguarda il prodotto di degradazione, analogamente a come abbiamo visto nella slide precedente, si verifica prima un aumento della concentrazione e poi una sua diminuzione, sempre dovuta alla decomposizione di questo prodotto. Infine, come ultime prove, sono state effettuate 3 prove a diverso flusso di aria, 100%, 70% e 50%. In particolare, qua possiamo vedere che maggiore, nel caso dell'ibuprofene, maggiore il flusso di aria, maggiore sarà il potere fotodegradativo. In particolare, per le prove effettuate al 70% e al 100% di aria, queste mostrano un andamento molto simile, indice che il trasferimento di materia a gas liquido non limita il processo, quindi vuol dire che le prove sono state effettuate in un regime cinetico dal punto di vista della diffusione gas liquido. Anche in questo caso, analogamente ai casi precedenti, per il prodotto di degradazione si verifica prima un aumento di concentrazione e poi una sua diminuzione. Per le prove a diversa temperatura, in particolare, è stato possibile stimare il grafico di Arrhenius per la nostra reazione, e assunta una cinetica del primo ordine, di conseguenza sono state stimate le costanti cinetiche per tutte le prove effettuate. Quindi è stato possibile costruire il grafico di Arrhenius riportando il logaritmo di K in funzione dell'inverso della temperatura in Kelvin. Questo grafico possiamo vedere che presenta due regioni, una a pendenza quasi nulla e l'altra in cui la pendenza è netta. La regione a pendenza quasi nulla è dovuta sia alla presenza di fenomeni di trasferimento di materia fluido solido o intraparticellare, sia al comportamento dell'ossigeno disciolto. Infatti la concentrazione dell'ossigeno in acqua diminuisce con la temperatura, arrivando quindi a velocità comunque molto basse. Il secondo punto, quindi quello che riguarda la concentrazione dell'ossigeno, è valido anche per la regione a pendenza maggiore. Infatti è stato stimato un valore di energia di attivazione apparente. Infatti, come dimostra il grafico, per questa regione sono stati trovati soltanto 2 punti, e per conferire quindi maggiore validità a questo dato bisognerebbe effettuare degli esperimenti a temperatura più bassa, che nel nostro caso non è stato possibile effettuare. Infine, in letteratura è stato possibile trovare dei dati riguardanti la solubilità dell'ossigeno in acqua in funzione della temperatura, e possiamo vedere che appunto come la concentrazione di ossigeno diminuisce all'aumentare la temperatura quando si trova
in acqua, e questo comportamento potrebbe spiegare l'andamento del grafico di Arrhenius ottenuto nella slide precedente. Anche in questo caso si può tenere conto di questo effetto effettuando appunto una elaborazione dei dati molto più dettagliata. Infine, quindi in conclusione, le analisi effettuate allo spettrofotometro bivisibile hanno dimostrato per tutte le prove una diminuzione della concentrazione dell'ibuprofene nella soluzione, quindi la fotodegradazione è avvenuta. Le analisi hanno anche mostrato la presenza di un prodotto di degradazione, ovvero l'1-osso ibuprofene, e la verifica di questo prodotto sarà appunto oggetto di lavori futuri. Inoltre, dallo studio cinetico della reazione è stato ottenuto il grafico di Arrhenius mostrando regioni a pendenza nulla, e questa pendenza nulla probabilmente è dovuta all'effetto schermo, dovuto di conseguenza alla diminuzione della concentrazione di ossigeno disciolto in funzione della temperatura. Sicuramente successivi studi saranno improntati sul miglioramento del sistema di reazione descritto in questo lavoro di tesi. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Ci sono domande? No, nessuna domanda. Passiamo al candidato successivo, Nappi Rita. Relatori Auremma e Ruiz de Ballesteros, controrelatore Carella. Il titolo della tesi è Studio strutturale di manufatti a base di polipropilene per usi speciali. Grazie. Sì, Rita. Sì, un attimo solo. Ok. Ok. Oh, si vede? Sì, sì. Si vede? Si vede, ma sono le note del relatore, devi mettere, nascondi note relatore. Un attimo solo. Rita, vai in impostazioni di visualizzazione. Rita, sì. Vai, vedi impostazione di visualizzazione. In alto. In alto. Ormai no. Vabbè, ma non vediamo più niente. Un attimo solo. Mi vedete? No. Vediamo te, ma non la presentazione. Ok, allora vedi sopra impostazioni. L'hai trovato. Visualizzazione relatore. Ok. L'hai trovato. Ok, va. Vabbè, fai duplica. O inverte. Duplica. E non mi fa cliccare. Devi. Ok. No, scusa, Rita. No, ok, è andato. No. Non si vede ancora? No, no. Ritorna alla schermata di prima. Allora, un attimo solo. Sì. Condividila. Comincia a condividere lo schermo. Sto facendo quello. Però non va. E non va. Non perdere la calma. Calma, tanto. Riusciamo a cavarcela. Basta, chiuso, no? Rita, vai con calma, hai interrotto la condivisione, vai con calma. Ok. Vai, riprova.
Comincia dalla condivisione, condividi, così noi ti aiutiamo vedendo quello che c'è su schermo. Sto cliccando, ma non mi esce. Vedete sempre me? Sì. Lo schermo no? No. Ma hai un singolo schermo o più di uno? No, un singolo schermo. Però ora ho aperto il PowerPoint e voglio condividere direttamente il PowerPoint come ho fatto prima. Va bene, ma comunque devi andare in condivisione. Sì. Non va. Allora, Rita, ritorna su Teams, lascialo perdere il PowerPoint. Fai condivisione. Questo. Ma. Fai abbandona e riprendi abbandona e poi rientri abbandona la riunione e poi rientri. Ok. Si vede ora lo schermo? Sì, lo schermo lo vediamo. Ok. Presentazione. Sì. Ma perché si dice? Ecco, bene. Basta. Ok. Così va bene. Allora. Salve a tutti, scusate di questi problemi. Allora, il mio lavoro di tesi si basa sullo studio strutturale di manufatti a base di polipropilene simbiotattico utilizzato per usi speciali. Il polipropilene simbiotattico è un polimero con rilevanti proprietà meccaniche e termiche, anche se commercialmente e industrialmente meno utilizzato rispetto alla sua controparte isotattica. Dalla metà degli anni Ottanta, grazie a catalizzatori metallocenici, si sono riusciti a sintetizzare dei polimeri di polipropilene simbiotattico con maggiori stereoregolarità e regioregolarità delle catene. Le elevate proprietà di questo polimero sono l'elevata cristallinità e il fatto che esso sia un elastomero termoplastico ad alto modulo, e l'interesse industriale ha orientato l'utilizzo di questo polimero per la produzione di tubi per acqua e gas. Il polipropilene simbiotattico presenta un complesso polimorfismo, in particolare consta di varie forme cristalline. La forma 1 e la forma 2 sono caratterizzate da catene in conformazione lipoidale, la forma 3 è la forma mesomorfa da catene in conformazione transalveolare e la forma 4 da catene in conformazione più complessa. Queste cristallizzazioni possono essere ottenute in vari modi, in particolare la forma 1 può essere ottenuta per normale cristallizzazione dal fuso, per campioni meno stereoregolari si ottiene una miscela di forma 1 e forma 2, per stiro dalla forma 1 si ottiene la forma 3 e per rilascio dello stiro di quest'ultima si ottiene la forma 2. Il mio lavoro di tesi è incentrato sull'obiettivo di studiare alcune problematiche riguardanti la fabbricazione di condotti idrauliche tubulari forniteci dall'azienda Total, che utilizza invece del normale polietilene polimeri di polipropilene simbiotattico. I polimeri dall'azienda sono stati ottenuti per estrusione dal fuso e successivo raffreddamento rapido. Per questo motivo la parte esterna del tubo è cristallizzata più lentamente, più velocemente, e la parte interna più lentamente. Nonostante le ottime prestazioni che hanno questi campioni a temperatura ambiente, si verifica che la resistenza alla rottura sotto pressione a temperature più elevate di circa 80-90 gradi scompare completamente. I campioni utilizzati sono stati inviatici dall'azienda Total in Belgio e sono stati forgiati in due diversi modi, uno sotto forma di tubo di 3 mm e uno sotto forma di film più sottile di 2 mm. Il nome commerciale del campione è Finaplast 1251 e questo campione presenta una percentuale di penta di tutte R di circa l'80% e una massa molecolare relativamente alta. Le tecniche utilizzate per questo lavoro di tesi sono state la calorimetria a scansione differenziale, la diffrazione dei raggi X a basso e alto angolo. Come prima cosa abbiamo analizzato i dati industriali, in particolare dei termogrammi di SC effettuati dall'azienda, e abbiamo visto che all'interno di questi termogrammi per il campione non ricotto si presenta un picco di fusione a 125 gradi accompagnato da un picco satellite a 115 gradi. Per il campione invece ricotto a 90 gradi per vari giorni si presentano dei picchi multipli a varie temperature. Questo è dovuto essenzialmente alla presenza di cristalli nascenti perfetti che si formano durante la ricottura a 90 gradi.
Un altro dato che abbiamo studiato è stato un termogramma di SC, in particolare quello che riguarda la ricottura per 2 giorni a 110 gradi, che presenta un unico picco di fusione slargato intorno a 120 gradi. Questo ripristina le proprietà ottimali per le prestazioni finali del polimero di polipropilene segnotattico utilizzato per la formazione di condotte idrauliche tubulari. L'ipotesi di questa azienda è stata che questo avvenisse per la cristallizzazione in forma 2 da parte di questo polimero. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di riprodurre i dati aziendali, quindi sottoponendo il campione forgiato sotto forma di tubo a una scansione termica. Abbiamo visto che effettivamente questi presentano dei picchi multipli endotermici. Per quanto riguarda la scansione della diffrazione della GX, il campione sia forgiato sotto forma di tubo che forgiato sotto forma di film presenta una cristallizzazione in forma 1, e per approfondire la presenza di questi picchi multipli abbiamo effettuato un termogramma di SC a diverse velocità, in particolare a 2, 5, 10 e 20 gradi al minuto. E abbiamo visto che per velocità di scansione più basse, l'intensità relativa dei picchi tende ad aumentare. Questo è dovuto al fatto che il campione, durante la scansione, subisce fenomeni di fusione e di ricristallizzazione e quindi presenta dei cristalli imperfetti all'interno di esso. Un'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di ricuocere il campione sotto forma di tubo a diverse temperature, in particolare a 90 gradi e a 110 gradi. E abbiamo visto che effettivamente la presenza di cristalli stabili nel campione forgiato sotto forma di tubo è confermata dai termogrammi di SC relativi ai provini sottoposti a ricottura a 90 gradi per 2 e 6 giorni e quindi presenta dei picchi multipli di fusione. Nel caso invece della kneading a 110 gradi per 1 giorno e 2 giorni si presenta un unico picco di fusione principale intorno a 125 gradi. Per quanto riguarda l'analisi diffrattometrica da GX, invece vediamo che sia nel caso della ricottura a 90 gradi che a 110 gradi è presente soltanto la cristallizzazione in forma 1. Poi per emulare i dati industriali abbiamo creato in laboratorio una piattina dello spessore molto più piccolo di quello industriale, in particolare di 0,3 mm. Abbiamo visto che anche in questo caso si presentano i risultati molto simili a quelli industriali, ovvero abbiamo nella scansione termica vari picchi di fusione. Nonostante ciò, anche l'analisi diffrattometrica presenta la sola cristallizzazione in forma 1 del polimero. Abbiamo quindi fatto un'altra considerazione per quanto riguarda la ricottura a 80 gradi, che riguardava la situazione più critica riguardo ai picchi multipli. Abbiamo visto che per i raggi X si presenta sempre la sola forma 1, sia da 1 a 14 giorni di ricottura. Il DSC presenta sempre dei picchi multipli e per approfondire, ovvero per cercare di capire se avvenissero fenomeni polimorfi all'interno durante il riscaldamento, abbiamo effettuato una diffrazione raggi X a varie temperature. Abbiamo visto che il campione non transisce fino alla sua fusione. Quindi, una volta capito che i picchi multipli endotermici non riguardano la cristallizzazione in forma 2 del campione, ma è presente soltanto la forma 1, abbiamo effettuato un'analisi morfologica SACS per comprendere se avvenissero delle trasformazioni, ovvero dei riarrangiamenti lamellari all'interno di esso, e l'abbiamo fatto per due tipi di campioni, per il campione non ricotto e per il campione ricotto a 110 gradi per 1 giorno, che è quello che ripristina le proprietà ottimali di questo polimero. Abbiamo visto quindi, rifacendoci al modello degli stacks lamellari ideali, che sia il valore della periodicità lamellare, sia il valore dello spessore della morfo e dello spessore cristallino tendono ad aumentare nel caso della ricottura a 110 gradi per 1 giorno. Quindi il modello lamellare, il modello strutturale che emerge da questa considerazione è che precedentemente il campione non ricotto presenta delle lamelle di spessore diverso, in particolare delle lamelle più sottili, che dopo la ricottura a 110 gradi si ispessiscono e le lamelle di spessore intermedio scompaiono completamente, conferendo così una stereoregolarità, una cristallinità maggiore al campione finale. Per concludere, possiamo dire che nei campioni di polipropilene segnotattico utilizzati dall'azienda per la fabbricazione delle condotte idrauliche è presente la sola forma 1, anche in seguito a vari trattamenti termici a diverse temperature. L'analisi combinata di SC e SACS indica che il ripristino di questa eccellente resistenza a lungo termine del polimero per effetto della ricottura a 110 gradi implica un ispessimento delle lamelle più stabili e fenomeni di fusione dei cristalli più imperfetti e successivamente di ricristallizzazione di quest'ultimi sui cristalli più stabili. Una soluzione più pratica ed attuabile per la fabbricazione di queste condotte idrauliche a base di polipropilene segnotattico potrebbe essere quella di ricorrere a campioni di polipropilene segnotattico più stereoregolari rispetto a quelli utilizzati per l'applicazione presso l'azienda Total. Grazie per l'attenzione. Grazie Rita per la presentazione. Ci sono domande? No, non ce ne sono. Grazie. Passiamo al candidato successivo. Ortolomo Dario. Relatori De Rosa e Ruiz de Ballesteros, controrelatore Correa.
Titolo della tesi è forma mesomorfa del polipropilene sindiotattico in copolimeri del propene con altre alfa olefine. Vedete? Vediamo te. Presentazione ora? Un attimo. Sì, manda in presentazione. Ok. Ok, vai. Allora, salve a tutti. Mi sono focalizzato sullo studio della forma mesomorfa del polipropilene sindiotattico in copolimeri del propene con altre alfa-olefine. Il polipropilene sindiotattico possiede un polimorfismo molto complesso, infatti troviamo quattro forme cristalline più una forma mesomorfa. La forma 1 dell'SPP presenta catene in conformazione elicoidale a simmetria S2O2 e si può ottenere le più semplici condizioni di cristallizzazione come la cristallizzazione dal fuso. Analogamente la forma 2 possiede catene in conformazione elicoidale con simmetria S2O2 e si può ottenere per stiro a temperatura ambiente di campioni di SPP a bassa stereoregolarità. Per quanto riguarda la forma 3, questa presenta la catena in conformazione transplanare e si può ottenere sempre per stile a temperatura ambiente di campioni SPP estrusi o preparati per pressofusione. La forma 4 presenta una singolare conformazione in quanto abbiamo tratti di catena in conformazione elicoidale che si vanno ad alternare a tratti di catena in conformazione transplanare e questo tipo di forma si può ottenere per esposizione di campioni in forma 3 a solventi organici a temperature inferiori a 50 gradi. Il polipropilene sindiotattico possiede anche una forma mesomorfa in cui le catene si trovano in una conformazione transplanare ed è caratterizzata da un elevato disordine strutturale. Questo elevato disordine strutturale si rispecchia all'interno degli spettri di diffrazione RGX con l'assenza di bicchi e la presenza di due aloni abbastanza diffusi centrati a 2θ 17 gradi e 2θ 24 gradi. La forma mesomorfa del polipropilene sindiotattico si può ottenere per rapido raffreddamento a 0 gradi di campioni di SPP fusi. L'ottenimento della forma mesomorfa dell'SPP per brusco raffreddamento a 0 gradi dipende dalla stereoregolarità del campione. Infatti, da studi pregressi si è visto come campioni elevati a stereoregolarità necessitano di un tempo di permanenza all'interno di un magneto di alcol a 0 gradi di circa 6 ore per andare a stabilizzare la forma mesomorfa e impedire la cristallizzazione in forma 1 del campione una volta che viene portato a temperatura ambiente. Man mano che va a diminuire la stereoregolarità, aumentano i tempi di permanenza all'interno del bagnetto di alcol a 0 gradi necessari per stabilizzare la forma mesomorfa. Addirittura per campioni che presentano un contenuto di pentadiere pari al 78%, non si riesce mai ad ottenere una forma mesomorfa pura, ma si ha una miscela di forma 1 e forma mesomorfa, come si vede la presenza del picco caratteristico della forma 1 a 2θ 12,4. L'obiettivo del lavoro di tesi è stato quindi quello di analizzare la forma mesomorfa transplanare del polipropilene sindiotattico in copolimeri dell'SPP. In particolare sono stati analizzati i copolimeri con etilene e butene e si è studiato l'effetto della presenza delle diverse unità comunomeriche sulla cristallizzazione della forma mesomorfa. Le tecniche strumentali utilizzate per questo lavoro di tesi sono state l'analisi diffrattometrica ad alto angolo e l'analisi calorimetrica differente alla scansione. In questa slide possiamo vedere i vari campioni di copolimero di SPP con etilene analizzati e si è iniziato con un'analisi dei campioni tal quale, in cui si è potuto vedere gli aspetti di diffrazione che i campioni cristallizzano all'interno del range di composizione e si può osservare una miscela di forma 1 e forma 2. Dalle curve di SC invece si è potuto vedere come i campioni con l'aumentare della concentrazione di etilene al loro interno il picco di fusione vada sempre più diminuendo e i campioni fino a una percentuale del 2,4% in moli di etilene vanno a cristallizzare dal fuso, mentre per concentrazioni superiori si verifica il fenomeno della cold crystallization. Andiamo ora a vedere i risultati per i campioni ottenuti per rapido raffreddamento e mantenuti all'interno di un bagnetto di alcol a 0 gradi per diversi tempi. Partendo dall'omopolimero si può vedere come siano necessarie 6 ore di permanenza all'interno del bagnetto di alcol a 0 gradi per andare a stabilizzare la forma mesomorfa e impedire la cristallizzazione in forma 1. Questo comportamento dell'omopolimero si può rispecchiare anche per i campioni che presentano più bassa concentrazione di etilene, come si può vedere dagli spettri successivi, fino a una concentrazione dell'1,9% in moli di etilene. Da concentrazioni superiori, in particolare dal 2,4% in moli di etilene con il campione RDG242, non si riesce più ad ottenere una forma mesomorfa pura, nonostante i lunghi tempi di permanenza all'interno del bagnetto
di alcol a 0 gradi. Come si può vedere dalla presenza di tutti gli spettri, del picco della forma 1 a 2 teta 12,4. In particolare, se si vanno a analizzare poi i grafici delle fasi cristalline in funzione del tempo di permanenza all'interno del bagnetto di alcol a 0 gradi, si può vedere, per questo per i campioni a più basso contenuto di etilene, si può vedere come il grado di cristallinità rimanga costante sempre attorno al valore del 30% e la frazione di forma mesomorfa aumenti, mentre la frazione di forma 1 vada diminuendo. Dal grafico complessivo delle frazioni di grafico sottostante delle frazioni di forma mesomorfa funzione del tempo di permanenza, si può vedere come i campioni che presentano un più basso contenuto di etilene vadano ad avere un comportamento simile all'omopolimero, ovvero sia un progressivo aumento della frazione di forma mesomorfa fino ad un plateau. Per i campioni con una concentrazione superiore di etilene c'è bisogno di molto più tempo per ottenere delle quantità apprezzabili di forma mesomorfa. I campioni di polipropilene sintetico con polietilene analizzati sono qui tabellati e come sempre si è partito da un'analisi dei campioni tal quali, dove si è potuto vedere dall'analisi diffrattometrica che i campioni cristallizzano l'intero range di composizione e qui troviamo che vanno a cristallizzare nella forma più stabile 1. Dalle curve di SC si può vedere analogamente ai campioni di SPP e T come all'aumentare della concentrazione di butene il picco di fusione vada diminuendo, mentre i campioni che cristallizzano dal fuso sono soltanto quelli a maggior concentrazione di etilene. Andiamo a vedere ora i risultati ottenuti per i campioni tramite rapido raffreddamento mantenuti all'interno del bagnetto di alcol per diversi tempi. A differenza dei campioni con etilene, il butene tende ad influenzare di molto l'ottenimento della forma mesomorfa. Infatti si riescono ad ottenere delle quantità apprezzabili soltanto per i campioni a più basso contenuto, l'ADN SPPBU 2.1, invece per composizioni più composizioni crescenti la frazione di forma mesomorfa tende sempre di più a diminuire, come si può vedere dagli spettri, fino ad arrivare alle composizioni più grandi del 76,1 e dell'84,5% di mole di butene, dove si può osservare che il copolimero è amorfo, si chiama stato amorfo. È interessante osservare come il campione che presenta il 76,1% di mole di butene presenti uno spettro che somiglia allo spettro dell'amorfo del butene. In conclusione possiamo dire che i risultati indicano che analogamente ai campioni di polipropilene sintetattico stereoregolari, anche per i copolimeri con etilene e butene, il tempo di permanenza a 0 gradi necessario per stabilizzare la forma mesomorfa e impedire la cristallizzazione del campione in forma 1 aumenta l'aumentare del contenuto di comonomero. E per concentrazioni alte non si ottengono campioni in forma mesomorfa pura, ma è sempre presente una miscela con la forma cristallina 1 più stabile anche per lunghi tempi di permanenza a 0 gradi. E grazie per l'attenzione. Grazie Dario, ci sono domande? Ok, passiamo al candidato successivo. Lucio Luca, relatore russo. Titolo della tesi è studio della cinetica di esterificazione dell'acido pelargonico con alcol 2-etil-1-esanolo promossa dall'acido tungstico supportato su silice. Sì, allora. Allora, il mio lavoro di tesi riguarda lo studio cinetico del processo di esterificazione dell'acido pelargonico con 2-etil-1-esanolo con acido tungstico supportato su silice come catalizzatore. Fin dagli albori della storia la conoscenza degli inchiostri risulta essenziale per il progresso delle civiltà. I primi inchiostri erano prodotti a partire dal nero fumo raccolto come sottoprodotto di combustione. I primi inchiostri furono adoperati dall'antico Egitto circa il 26° secolo a.C. o dalla civiltà cinese 3 o 4 millenni fa. Nel corso del tempo l'utilizzo degli inchiostri si è esteso in tutte le civiltà, ma solamente nel corso del Medioevo ci fu la necessità di poter trascrivere più testi religiosi, poemi e trattati in un lasso di tempo minore. Questa necessità fu soddisfatta nel 25° secolo dalle innovazioni di Gutenberg, un orafo tedesco. Egli produsse una tintura indelebile basata su olio e realizzata con la fuliggine delle lampade. Inoltre inventò un processo per la produzione in serie di tipo mobili, stampi regolabili e sfruttò una pressa mobile. La sua rivoluzione portò alla nascita del concetto di stampa permettendo la produzione di libri in serie in maniera economica
sia per gli stampatori che per i lettori. L'inchiostro da stampa è generalmente un liquido o una pasta utilizzato per colorare superfici e produrre un'immagine. L'inchiostro può essere composto da solventi, pigmenti, coloranti, resine, lubrificanti o tensioattivi. Questi additivi variano le proprietà dell'inchiostro, quale il flusso, lo spessore e l'aspetto da secco. Nel 2011 il mercato mondiale degli inchiostri da stampa ha generato ricavi per oltre 20 miliardi di dollari. Nel corso degli anni 90 un grande sforzo è stato speso per lo sviluppo di inchiostri a base d'acqua per la ragione di tema ambientale. Si è passati quindi dall'utilizzo di solventi idrocarburici a solventi più sostenibili, quali oli vegetali e materie rinnovabili. Questo per ottenersi alla direttiva 2010/75 dell'Unione Europea riguardante le emissioni industriali. Lo studio condotto da SROE ha dimostrato che l'utilizzo degli esteri come solventi permette di ottenere degli inchiostri con proprietà chimico-fisiche superiori rispetto agli inchiostri ottenuti tramite oli minerali. La differenza principale la si evince dal wax point, che individua alla quantità di inchiostro che riesce a trasferirsi su carta. Un wax point elevato assicura una qualità dell'immagine superiore. Attualmente gli esteri più utilizzati per la produzione degli inchiostri sono quelli del palmitato, del caprato e del laurato. Ai fini di valutare il tempo necessario per dissolvere una certa quantità di resina e ad una determinata temperatura sono state effettuate analisi DLS dei principali esteri. Questo avviene nello studio di Benessere et al., dove sono stati condotti esperimenti ad 80 gradi dimostrando che gli esteri del laurato e del palmitato non riescono a disperdere la resina in elevate concentrazioni, 50% in massa su massa, differentemente per quanto si osserva dagli acidi dell'acido pelargonico. Per comprendere i dati in tabella bisogna ricordare che la produzione di un inchiostro inizia con la realizzazione di un veicolo standard che necessita l'agitazione di una soluzione al 40-45% in massa su massa con il palmitato a 150 gradi per 3 ore. La convenienza sta nel fatto che la resina risulta già ben dispersa a 80 gradi nel caso dell'acido pelargonico. Sono stati analizzati diversi catalizzatori al fine di ottimizzare la reazione di esterificazione dell'acido pelargonico. Il primo analizzato fu l'Amberl ITR 120, come osservato nello studio di Russo et al. Questo catalizzatore eterogeneo è risultato utile al fine dell'ottenimento dell'estere, sebbene abbia presentato una degradazione per temperature di utilizzo superiori a 110 gradi. Ciò significa che il catalizzatore deve essere utilizzato a basse temperature, sfavorendo la cinetica del processo. Proprio a causa delle limitazioni di carattere cinetico presentate dall'Amberl ITR 120 sono stati cercati nuovi catalizzatori adatti allo scopo. Grazie allo studio condotto da Vitiello si è potuta definire l'efficacia dell'acido tungstico come catalizzatore. Difatti è risultato essere un buon catalizzatore per la reazione di esterificazione fra acidi grassi e polialcol, senza subire fenomeni di degradazione e resistendo anche a temperature di 180 gradi. Per l'appunto lo scopo del seguente lavoro di tesi si basa sullo studio cinetico in un reattore batch della reazione di esterificazione dell'acido pelargonico con 2-etilune etanolo utilizzando acido tungstico supportato su silice come catalizzatore. Lo studio è avvenuto variando le condizioni di esercizio, quali velocità di agitazione, temperatura di reazione e quantità di catalizzatore, con lo scopo di determinare i parametri termodinamici e cinetici del sistema in esame. È stato utilizzato un reattore pari in acciaio di capacità di 300 ml, presenta un agitatore magnetico con un intervallo di agitazione variabile fino ad 800 rpm. Inoltre il sistema è stato pressurizzato a 5 bar mediante una bombola di azoto. La temperatura e la pressione nel sistema sono tenute sotto controllo rispettivamente da una termocoppia presente all'interno del reattore e un manometro posto al di sopra del sistema. Al fine di valutare correttamente i parametri cinetici e termodinamici del nostro sistema sono stati effettuati 12 test variando le condizioni operative. Per ogni test sono stati effettuati 12 campionamenti suddivisi in un arco temporale di 24 ore. I primi 4 test sono avvenuti a una distanza di 15 minuti per apprezzare tutte le variazioni della velocità di reazione, i successivi 5 ogni 60 minuti e gli ultimi 3 ogni 30 minuti per verificare l'effettivo raggiungimento del plato di reazione. Le prime 4 prove sono state effettuate variando la velocità di agitazione e graficamente si osserva che le diverse velocità di agitazione non portano a una variazione apprezzabile del grado di conversione. Un dato interessante però è ottenuto riportando la velocità di reazione osservata in funzione della velocità di agitazione. Si evince che la velocità di reazione risulta essere comparabile alla velocità di agitazione. Ciò significa che la reazione non è limitata da fenomeni di mass transfer fluido-solido. I successivi 4 test sono stati effettuati variando la temperatura operativa. Si osserva una forte dipendenza del nostro sistema dalla temperatura, evidenziando la necessità di lavorare quindi a temperature maggiori per avere conversioni maggiori. Dei valori della temperatura sono stati inoltre valutati l'entalpia della reazione e l'energia di attivazione mediante linearizzazione rispettivamente dell'equazione di Arrhenius e dell'equazione di Van't Hoff. Come risultato si è ottenuto un'energia di attivazione pari a 40 più o meno 5 kJ su mole e un'entalpia di reazione pari a 62 più o meno 2 kJ su mole. Ciò significa che la nostra reazione è endotermica, quindi favorita dall'aumento della temperatura.
Sono state inoltre effettuate 7 prove al fine di determinare l'importanza della quantità di catalizzatore nel nostro sistema. 4 prove sono state condotte a 130 gradi, mentre le restanti 3 a 100 gradi. Dai valori ottenuti dai 7 test è stato possibile valutare il coefficiente di proporzionalità fra la velocità di reazione e il carico del catalizzatore. Infatti, plottando il grado di conversione in funzione del prodotto fra il tempo di reazione e la densità del catalizzatore elevato a un coefficiente N, si osserva che per la reazione a 130 gradi il coefficiente di proporzionalità risulta pari a 0.1, mentre a 100 gradi risulta essere pari a 0.6. L'aumento di questo coefficiente, passando quindi da 130 a 100 gradi, è dovuto a una minore influenza dei fenomeni diffusivi intraparticellari rispetto alla cinetica intrinseca della reazione. In conclusione, quindi, si può dire che gli studi effettuati a diverse velocità di agitazione evidenziano che la reazione non è limitata da fenomeni di mass transfer fluido solido e che la cinetica varia notevolmente in funzione della temperatura di reazione. Nello specifico, mediante Van't Hoff, si è evidenziato che il nostro sistema è endotermico, quindi favorito dall'aumento di temperatura. Inoltre, si è osservata l'influenza della massa di catalizzatore per la reazione di esterificazione. Dai dati è emerso un coefficiente di proporzionalità fra la velocità di reazione e il carico di catalizzatore pari a 0,1 per temperature di 130 gradi e pari a 0,6 per temperature di 100 gradi. L'aumento di questo coefficiente è dovuto a una minore influenza dei fenomeni diffusivi intraparticellari rispetto alla cinetica intrinseca della nostra reazione. E poi ho finito. Grazie per l'attenzione. Grazie Luca, ci sono domande? Sì, io avrei una domanda. Ciao Luca, innanzitutto. Buongiorno. Senti, nella tua presentazione, così come nella tua tesi, c'è un momento in cui tu passi dal riportare il grado di conversione in funzione della del tempo poi riporti la costante cinetica. Io ti ho chiesto un po' di chiarimenti su come tu valuti questa costante cinetica. E volevo vedere un po' qualche grafico per vedere, insomma, ci sarà un'ipotesi di un ordine di reazione, un qualcosa del genere. Quindi sì, volevo un attimo capire questo. L'ordine di reazione per le reazioni di esterificazione in genere è di secondo ordine, però comunque abbiamo effettuato delle verifiche per tramite fitting lineare. Nel primo grafico c'è del logaritmo naturale di CA su CA con 0 in funzione del tempo, va a rappresentare un fitting lineare di primo ordine e si osserva semplicemente che questo fitting lineare non funziona, e quindi poi abbiamo provato con un fitting di secondo ordine e in questo caso tutti i dati sono congrui e quindi abbiamo assunto che le reazioni siano di secondo ordine. Ti ringrazio. Ci sono altre domande? Bene, in tal caso procediamo. San Marco Chiara, il prossimo candidato. Relatori De Rosa e Ruiz de Ballesteros contro relatore Correa. E il titolo della tesi è Studio della cinetica di nucleazione e accrescimento della transizione polimorfa forma 2 forma 1 di campioni di polibuteno isotattico da catalizzatori metalloscenici. Buonasera a tutti, vedete? Sì. Ok, allora il mio lavoro di tesi prevede lo studio della cinetica di nucleazione e accrescimento della transizione polimorfa forma 2 forma 1 di campioni di polibuteno isotattico sintetizzati mediante catalizzatori metalloceni. Il polibuteno isotattico è un polimero semicristallino ad alta ferroregolarità e cristallinità. La parte cristallina conferisce al polimero alcune proprietà, quali durezza, rigidità, buona resistenza al crippi e all'abrasione e alle alte e basse temperature, mentre la parte amorfa conferisce al polimero alcune proprietà meccaniche, quali buona resistenza all'impatto, al cracking e agli sforzi di compressione. Il polibutenico isotattico presenta un complesso polimorfismo, infatti di esso ne sono ben note 3 forme. La forma 2, che cristallizza dal fuso, è una forma metastabile, caratterizzata da catene in conformazione elicoidale 11-3 impacchettate in celle tetragonali. La forma 2 a temperatura ambiente transisce nella forma 1 termodinamicamente più stabile, caratterizzata da catene in conformazione elicoidale 3-1 impacchettate in celle trigonali. La cinetica della transizione 2-1 dipende sia da parametri esterni, quali la temperatura e la pressione, e sia da parametri interni, quali la stereoregolarità, la presenza di comonomeri e la massa molecolare del campione. La cinetica della transizione risulta fortemente dipendente dalla temperatura di invecchiamento e generalmente più rapida a temperature prossime alla temperatura ambiente, come evidente nel grafico nel quale si osserva un minimo nei tempi di semitrasformazione intorno ai 20 gradi. Tale transizione risulta ritardata a bassa temperatura a causa della ridotta mobilità delle catene, che diminuisce avvicinandosi alla temperatura di transizione vetrosa, e a temperature maggiori a causa della più alta barriera energetica di attivazione da superare. Tale risultato suggerisce che la trasformazione 2-1 può essere vista come una cristallizzazione primaria in cui competono due diversi processi, la nucleazione e l'accrescimento.
Tale ipotesi è stato confermato da un recente studio nel quale si è osservato un notevole aumento della cinetica della transizione sottoponendo campioni cristallizzati in forma 2 a procedure sequenziali di ricottura in due fasi. Una prima ricottura a bassa temperatura che favorisce la formazione dei nuclei dei cristalli di forma 1 e una seconda ricottura ad alta temperatura che ne favorisce l'accrescimento. Nel grafico in basso a destra, in cui viene riportata la frazione dei cristalli di forma 1 in funzione della temperatura, un notevole aumento della cinetica, corrispondente a un notevole aumento della quantità di forma 1 trasformata, sia alla temperatura di meno 10 gradi per la nucleazione e 40 gradi per l'accrescimento. Tale studio è stato effettuato su campioni di polibutene isotattico commerciali ottenuti mediante i tradizionali catalizzatori Ziegler-Natta. L'obiettivo del mio lavoro di tesi è stato quello di studiare la cinetica delle fasi di nucleazione e accrescimento della transizione forma 2 forma 1 in campioni di PB sintetizzati mediante i catalizzatori metallocenici e inoltre è stata osservata l'influenza della microstruttura sulla cinetica della transizione. Tale studio è stato effettuato su due campioni che presentano una diversa microstruttura ottenuti mediante due diversi catalizzatori. Il primo, l'L02134, risulta essere più stereoregolare con un contenuto di regge errori dello 0,3%, mentre il secondo campione, l'L02212, risulta essere più regge regolare ma meno stereoregolare con un contenuto di errori sterici RR dell'1,4%. Le tecniche utilizzate per l'analisi dei campioni sono state la calorimetria differenziale a scansione e la diffrazione della GX ad alto angolo. Per entrambi i campioni sono stati sottoposti ai seguenti trattamenti termici. Inizialmente è stato effettuato riscaldamento fino a fusione a 160 gradi per 8 minuti per cancellare la storia termica precedente. Dopodiché è stato effettuato un raffreddamento rapido alla temperatura di cristallizzazione per 30 minuti per cristallizzare il campione in forma 2. Successivamente si sono susseguite due ricotture sequenziali, una a bassa temperatura per favorire la formazione dei nuclei dei cristalli di forma 1 all'interno dei cristalli di forma 2 e una seconda ricottura ad alta temperatura per consentirne l'accrescimento. Infine è stato effettuato un riscaldamento a 160 gradi per ottenere la curva di fusione del campione dalla quale ricavare poi la percentuale di forma 1 e forma 2. Il campione più stereoregolare, ovvero l'L02134, è stato cristallizzato isotermicamente dal fuso alla temperatura di 50 gradi per 30 minuti e ricotto a meno 16 gradi e 20 gradi per 100 minuti separatamente e in sequenza per lo stesso tempo totale. Ciò che si evince dal grafico è che quando il campione cristallizzato in forma 2 viene ricotto a meno 16 gradi e 20 gradi per 100 minuti separatamente, la quantità di forma 2 trasformata in forma 1 è molto piccola, come è evidente dalla bassa entalpia del picco endotermico relativo alla forma 1 a 123 gradi nella curva A e nella curva B. Quando invece il campione viene ricotto sequenzialmente a meno 16 gradi per 30 minuti e a 20 gradi per 70 minuti, la quantità di forma 2 trasformata in forma 1 aumenta significativamente, come evidente dall'aumento del picco endotermico relativo alla forma 1 nella curva C. Quindi la transizione forma 2-forma 1 risulta più rapida per i campioni ricotti sequenzialmente a bassa e alta temperatura rispetto ai campioni ricotti alla stessa temperatura per lo stesso tempo totale. Per ottimizzare il processo di nucleazione e accrescimento sono stati determinati i valori minimi dei tempi e i valori ottimali delle temperature rispettivamente di nucleazione e accrescimento. Inizialmente è stato determinato il tempo di nucleazione sottoponendo il campione a ricottura a meno 16 gradi per un intervallo di tempo da 0 a 360 minuti e poi a ricottura a 20 gradi per 100 minuti. Ciò che si osserva dai grafici è che si ha un aumento dell'area del picco endotermico relativo alla forma 1 a 123 gradi con conseguente invece diminuzione dell'area del picco endotermico relativo alla forma 2 a 108 gradi. Quindi il contenuto di forma 1 aumenta l'aumentare del tempo di nucleazione. Dopodiché è stata calcolata la percentuale di forma 1 mediante l'equazione in diapositiva ed è stata poi riportata in grafico in funzione del tempo di nucleazione. Ciò che si osserva è che inizialmente si ha un andamento più rapido per tempi più brevi fino ad un valore di 60 minuti, dopodiché si osserva un andamento più lento per tempi più lunghi e quindi è stato scelto come valore minimo del tempo di nucleazione 60 minuti. Analogamente è stato determinato il tempo di accrescimento sottoponendo il campione a ricottura a meno 16 gradi per 60 minuti e a 20 gradi per un intervallo di tempo da 0 a 600 minuti. Dai grafici in diapositiva si osserva un andamento analogo a quello visto precedentemente, ovvero che il contenuto di forma 1 aumenta l'aumentare del tempo di accrescimento. Riportando in grafico la percentuale di forma 1 in funzione del tempo di accrescimento, si è osservato che inizialmente si ha un andamento più rapido per tempi più brevi fino ad un valore di 200 minuti, dopodiché si osserva un andamento più lento per tempi più lunghi e quindi è stato scelto come valore minimo del tempo di accrescimento 200 minuti. Una volta determinati i valori minimi, tali da garantire una rapida transizione della forma 2 in forma 1 e fissato il valore della temperatura di accrescimento a 20 gradi, la cinetica della transizione è stata studiata al variare della temperatura di nucleazione in un intervallo da meno 30 gradi a 20 gradi. Ciò che si nota dal primo grafico è che l'area del picco endotermico relativa alla forma 1 aumenta in un intervallo da meno 30 gradi a meno 10 gradi, con conseguente diminuzione dell'area del picco endotermico relativo alla forma 2 nel medesimo intervallo.
Dopodiché si osserva invece una diminuzione dell'area del picco endotermico relativa alla forma 1 all'aumentare della temperatura, con conseguente invece diminuzione aumento dell'area del picco endotermico relativo alla forma 2. Quindi il contenuto di forma 1 aumenta fino ad un determinato valore e poi diminuisce. Riportando in grafico la percentuale di forma 1 in funzione della temperatura di nucleazione, si evince che la temperatura ottimale alla quale si osserva la massima quantità di forma 1 trasformata è stata meno 10 gradi per la nucleazione. Infine è stata determinata la temperatura di accrescimento sottoponendo il campione a ricottura a meno 10 gradi per 60 minuti e poi in un intervallo di temperatura da meno 10 gradi a 80 gradi per 200 minuti. E analogamente in questi grafici si osserva un andamento analogo a quello visto precedentemente, ovvero che il contenuto di forma 1 aumenta fino ad un valore e poi diminuisce. Riportando in grafico la percentuale di forma 1 in funzione in questo caso della temperatura di accrescimento, si evince che la temperatura ottimale alla quale si osserva la massima quantità di forma 1 trasformata è risultata 45 gradi per l'accrescimento. Inoltre, la medesima procedura è stata eseguita sul campione più reggio regolare, ovvero L02212, e i risultati ottenuti sono stati la temperatura di nucleazione ottimale meno 12 gradi, mentre quella di accrescimento 50 gradi. Quindi, in conclusione, possiamo dire che campioni di polibuteno isotattico ottenuti mediante catalizzatori metalloscenici e sottoposti a ricotture sequenziali a bassa e alta temperatura mostrano delle cinetiche di transizione più rapide rispetto a campioni ricotti a una singola temperatura per lo stesso tempo complessivo. Inoltre, sono stati determinati i valori ottimali delle temperature di nucleazione e accrescimento per entrambi i campioni e ciò che ne è risultato è che, indipendentemente dalla microstruttura, i risultati ottenuti sono stati pressoché simili. Un possibile futuro lavoro di tesi potrebbe essere quello di studiare campioni di PB aventi un maggior contenuto di errori e osservare come varia la cinetica della transizione al variare della microstruttura. Grazie per l'attenzione. Grazie Chiara, ci sono domande? Ok, grazie. Okay, passiamo all'ultimo candidato per i triennali, Savino Claudio, relatore russo, controllatore Giuliano. Presenta una tesi dal titolo Studio dell'adesorbimento di ibuprofene. Sì, eccomi. Allora, buon pomeriggio a tutti. Nel mio lavoro di tesi mi sono impegnato sulla rimozione dei cosiddetti inquinanti emergenti, in particolare dando un occhio di riguardo all'ibuprofene. E per questa molecola ci siamo impegnati nella rimozione tramite adsorbimento utilizzando come materiali i carboni attivi. L'adsorbimento è un fenomeno di trasferimento di massa fluido-solido che si basa ovviamente su tecniche di diffusione, quindi uno spostamento spontaneo di una specie sottoposta a un gradiente di concentrazione e ovviamente come tale segue la prima legge di Fick, dove il fattore di diffusività va corretto utilizzando epsilon, cioè che tiene conto dell'efficienza di adsorbimento, e tau, che tiene conto invece della tortuosità dei pori. L'adsorbimento può essere di natura sia chimica sia fisica, dove il primo è considerato irreversibile, questo si attesta tramite i valori dei delta H di formazione dei legami. L'ibuprofeno è una molecola che deriva dall'acido propionico e fa parte della famiglia dei FANS, cioè farmaci antinfiammatori non steroidei. Come sappiamo esistono due processi per la produzione di questa molecola, che sono il processo BUT e il più vantaggioso e veloce processo OX, che avviene in presenza di numerosi catalizzatori. Per le sue proprietà psicofisiche, ossia la scarsa volatilità, scarsissima solubilità in acqua e la resistenza alla biodegradazione, nasce quindi la necessità di rimuovere questa molecola dagli ecosistemi marini soprattutto. Qui abbiamo elencato alcune tecniche di rimozione come l'ozonizzazione, cioè l'ossidazione con ozono, in cui entrano in gioco di solito radicali ossidrili che possono ossidare e mineralizzare quasi ogni specie esistente organica in anidride carbonica e pochi altri sottoprodotti, che però a volte possono essere anche più tossici della specie originaria di partenza, e quindi è un processo che va tenuto sotto controllo e non è molto green. Poi abbiamo una filtrazione su membrana, processo che invece in cui entra in gioco di solito una membrana che appunto rimuove il nostro inquinante se c'è ovviamente compatibilità tra la membrana stessa e la molecola, altrimenti si rischia di aumentare tempi e costi di rimozione. La fotodecomposizione invece è un processo che consiste nel sottoporre la mia specie inquinante a radiazioni UV visibili in presenza di opportuni fotocatalizzatori come T25 o l'ossido di zinco, è un processo sicuramente green che ha anche rese piuttosto elevate, ma il processo che appunto accomuna costi e tempi bassi di rimozione uniti anche a rese appunto molto alte è sicuramente l'adsorbimento. In questa slide abbiamo elencato alcuni dei materiali utilizzati per questa tecnica di rimozione, come l'alluminio e le zeoliti, o i più vantaggiosi aerogel di silice, che presentano ampia area superficiale
tassi di porosità che sfiorano il 99%, soprattutto essi sono anche chimicamente inerti. Venivano già utilizzati in passato per la rimozione dei gas di scarico, oggi anche per quanto riguarda i farmaci. Il loro svantaggio più comune è che possono andare incontro a cristallizzazioni indesiderate. Recentemente sono nati questi altri materiali, cioè i MOF, polimeri di coordinazione porosi, che sono caratterizzati da ampia area superficiale e anche qui tasso di porosità molto elevato. Nel 2019 erano registrate circa 76.500 unità appartenenti a questa famiglia di composti, ottenuti tramite vari processi come il solvotermico oppure tramite semplice precipitazione. I MOF mostrano diversi meccanismi di assorbimento in base a come vengono funzionalizzate e quindi possono avere interazioni differenti con i vari inquinanti, come per esempio di natura elettrostatica, acido-base oppure basati sulle gambe idrogeno. Una sottoclasse di MOF è chiamata Material Institute Lavoisier, cioè i MILS, ottenuti dall'interazione tra il tetraisopropil ortotitanato e l'1,4 benzene di carbossilato. In questa tabella sono stati confrontati 5 di questi di 5 esponenti appartenenti a questa famiglia di composti che appunto sono stati messi a confronto utilizzando 3 opportuni coloranti. Si è visto che la MIL funzionalizzata con gruppo amminico è quella che presenta prestazioni migliori, probabilmente a causa di una maggiore densità di elettroni. Tornando alle MOF, esse hanno lo svantaggio di avere una scarsa lavorabilità e una scarsissima stabilità termica, oltre che anche chimica, e quindi di conseguenza spesso vengono funzionalizzati con specie organiche e inorganiche che ne aumentano non solo l'efficacia di assorbimento ma anche la dinamica di assorbimento. Come abbiamo già detto, in realtà il mio lavoro di tesi è incentrato soprattutto sui carboni attivi, materiali che presentano ampia area superficiale, tasso di porosità piuttosto alto, bassa densità e resistenza all'abrasione, possono essere soggetti anche ad agenti, cioè a trattamenti chimici o termici che ne cambiano ovviamente le proprietà meccaniche, e di solito sono preparati a partire da materiale di natura lignea come legno, lignite, torba o carbone minerale. Per attivare questi materiali si parte con una fase di carbonizzazione che consiste nel bruciare in assenza di aria il materiale alla temperatura compresa tra 600 e 900 gradi Celsius, e questa tecnica permette di rimuovere tutte quelle specie che non sono carbonio, quindi idrogeno, azoto, zolfo, ossigeno, e di ottenere esclusivamente un materiale carbonaceo che presenterà sulla sua superficie dei residui catramosi. Per rimuoverli si passa una fase di attivazione, quindi trattando con agenti chimici come acidi e basi forti o fisici il materiale. Questo comporta che tali agenti si facciano strada all'interno del materiale stesso per sviluppare la struttura porosa interna. I tempi di attivazione sono fondamentali per capire la dimensione e anche il numero di pori che si formano sulla superficie, come illustrato in figura, perché possiamo passare da quelli che sono i macropori, che hanno diametro di 500 angstrom, fino ai micropori, che hanno diametro di 20 angstrom. Gli svantaggi più comuni dell'utilizzo dei carboni attivi sono i costi, in particolare quelli di rigenerazione, perché in alcuni casi c'è bisogno di una fase di riattivazione per il riutilizzo del materiale, e questo ovviamente ne aumenta i costi. Per questo motivo negli ultimi anni si è cercato quantomeno di partire da materiali di natura sicuramente più economici, come per esempio scarpe di lavorazione industriale. E due esponenti molto importanti appartenenti a questa famiglia di composti li citiamo qui, sono il CAC e il CPAC, ottenuti entrambi da rifiuti di sughero attivati con carbonato di potassio e nel caso del CPAC con ulteriore attivazione vapore. Nella slide successiva l'abbiamo confrontati dal punto di vista termodinamico, riportando gli isotermi di Langmuir e Freundlich, si può vedere che per la sua caratterizzazione chimica il CAC sembra essere il materiale migliore, perché presenta un numero maggiore di centri acidi sui pori, insomma, quindi sulla sua superficie. Però per lo stesso motivo, mettendoli a confronto in base al pH, si vede che una volta superato il valore del pKa dell'ibuprofene, quello che presenta le prestazioni peggiori è proprio il CAC, per lo stesso motivo di prima. Dal punto di vista sperimentale abbiamo effettuato prove cinetiche di riutilizzo in laboratorio, partendo dall'apparato sperimentale illustrato in figura, dotato di un assorbitore batch da 250 ml collegato a un termostato e un sistema di agitazione a velocità regolabile. I vari campioni sono stati poi analizzati con uno spettrofotometro B-VIS, che ci riporta ovviamente uno spettro come riportato qui in figura, che ci dice che la maggiore assorbanza verificata per l'ibuprofene si attesta intorno ai 222 nanometri di lunghezza d'onda.
Quindi poi abbiamo, per effettuare la calibrazione dello strumento, calcolato poi anche l'assorbanza di tutti gli altri campioni a concentrazione incognita, fino a ottenere la retta di calibrazione che viene riportata in figura. Le condizioni sperimentali a cui abbiamo effettuato tali prove sono queste, quindi una temperatura costante, mantenuta costante dal termostato, e una densità di bulk altrettanto costante. Cambiano in questo caso la concentrazione iniziale dell'inquinante e la velocità di agitazione. Infatti, per quanto riguarda le prove cinetiche, vediamo come a concentrazioni iniziali diverse di ibuprofene si osservano le stesse velocità iniziali di reazione, come visto dal grafico, ma plateau di equilibrio differenti. Inoltre abbiamo potuto constatare che aumentando la velocità di agitazione oltre le 750 rotazioni per minuto non si verificano fenomeni di limitazione al trasferimento di massa fluido solido. Per quanto riguarda invece i carboni attivi, li abbiamo riutilizzati effettuando lavaggio e filtrazione del materiale, e si è potuto vedere, come poi attestato dal grafico qui presente, che non si hanno alterazioni sulla sua attività. Quindi in conclusione abbiamo appunto effettuato un lavoro di tesi che riguarda proprio appunto gli inquinanti emergenti, in particolare l'ibuprofene, riportandone tecniche di rimozione e materiali. Dal punto di vista termodinamico ci siamo affidati insomma agli studi ovviamente di Langmuir e Freundlich per l'assorbimento, mentre dal punto di vista cinetico mi sono basato in letteratura sulle equazioni di pseudo primo e secondo ordine di Lagergren e O rispettivamente. Le prove cinetiche dell'utilizzo quindi hanno mostrato che i carboni attivi sono materiali ottimi per la rimozione degli inquinanti emergenti, in questo caso dell'ibuprofene, e anche per quanto riguarda le loro proprietà di riutilizzo. Quindi questo lavoro di tesi insomma pone le basi per uno studio più approfondito sulla cinetica di assorbimento di ibuprofene con carboni attivi, e ci dà informazioni circa lo sviluppo di tecnologie operanti in continuo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Claudio. Abbiamo già una domanda di Giuliano. Sì. Sì, volevo sapere quant'è la percentuale di rimozione dell'inquinante da una soluzione acquosa. Allora, nel nostro caso la rimozione arriva intorno anche al 70%. Ovviamente nel caso dei carboni attivi su larga scala a livello industriale si può arrivare anche a rese che sfiorano il 100%. Prima ho citato per esempio il CAC e il CPAC, che in opportune condizioni di temperatura soprattutto, e anche in base alla concentrazione di materiale assorbente utilizzato, si può arrivare anche a rese massime del 100%. Va bene. Altre domande? Va bene, se non ci sono domande, concludiamo i laureandi triennali e passiamo alla magistrale. Primo candidato è Di Leva Dalila, relatori Paduano e Iadonisi, controrelatori Di Serio e Russo, e il titolo della tesi presentata è Studio del processo di idrolisi di tensioattivi cationici di ammonio quaternario. Ok, si vede? Sì. Ok. Il seguente progetto di tesi ha come scopo lo studio del processo di idrolisi di un tensioattivo cationico di ammonio quaternario al fine di valutarne la stabilità nel tempo. Il tensioattivo utilizzato rientra nella famiglia degli ester quats, che sono composti di ammonio quaternario aventi due lunghe catene di acidi grassi legati attraverso due deboli legami esterei. Questi tensioattivi cationici di ammonio quaternario sono considerati come una nuova classe di agenti ammorbidenti, combinando un buon profilo ambientale con le caratteristiche strutturali necessarie per essere efficaci conditioner per i tessuti. In realtà, oltre all'impiego come ammorbidenti, come riportato in letteratura, sono utilizzati in diversi altri campi come agenti antibatterici, antistatici e fine conditioner per la cura dei capelli. Dal punto di vista industriale, gli ester quats generalmente sono utilizzati in dispersioni. Nello specifico, la dispersione utilizzata ci è stata fornita dalla Procter & Gamble, contiene vescicole cariche uni e multilamellari ed è ottenuto iniettando in acqua il suddetto tensioattivo sotto alto shear in presenza di sale. Il problema è che la formulazione finale ottenuta presenta una scarsa stabilità nel tempo proprio a causa dell'idrolisi che subisce il sale d'ammonio. Da qui nasce l'idea di questo progetto di ricerca basato sullo studio chimico-fisico e sul monitoraggio del formulato nel tempo. In realtà in passato è già stato effettuato un lavoro preliminare, valutando però la dipendenza da un'unica temperatura e utilizzando un ristretto spettro di tecniche investigative. Il nostro obiettivo è stato quindi quello di valutare la dipendenza da tre diverse temperature
temperature quali 4, 25 e 50 gradi, utilizzando un ampio range di tecniche investigative, comprese quelle di scattering, proprio per valutare gli effetti termici sul processo di idrolisi e monitorare l'evoluzione morfologica degli aggregati nel tempo. In aggiunta a questo è stata effettuata un'estrazione liquido-liquido e uno screening dei vari solventi utilizzati. Per comprendere le variazioni morfologiche e strutturali, le tecniche di caratterizzazione scelte sono state Dynamic Light Scattering e Small Angle Neutron Scattering per analizzare dimensione e morfologia degli aggregati presenti in soluzione, Electron Paramagnetic Resonance per valutare le variazioni microstrutturali dei doppi strati, Nuclear Magnetic Resonance per monitorare il processo di idrolisi nel tempo. Dai lati di LS si può vedere come già dal giorno zero sia la presenza di due popolazioni di aggregati in soluzione. È stato monitorato l'andamento di queste popolazioni nel tempo. A 4 gradi, così come a 25 gradi, si ha un andamento circa costante del raggio idrodinamico nel tempo di circa 35 e 170 nanometri. A 50 gradi invece si ha una brusca variazione dopo circa 56 giorni, che può essere meglio visualizzata riportando il raggio idrodinamico in funzione del tempo. Si può quindi vedere come le variazioni nelle dimensioni degli aggregati presenti in soluzione avvengono in maniera non graduale. Per le altre tecniche è stato deciso di valutare in primo luogo la dipendenza da questa temperatura. Sono stati infatti analizzati al SANS campioni a diversi giorni di invecchiamento a 50 gradi. Il SANS ci fornisce informazioni riguardanti la morfologia degli aggregati. L'intensità di scattering a bassi valori di Q mostra un decadimento con una pendenza circa meno 2, indicativa della variazione di intensità causata da oggetti bidimensionali come doppi strati, nel nostro caso vescicole. Col variare del tempo, all'aumentare dei giorni di invecchiamento, si ha una variazione però di pendenza da circa meno 2 a circa meno 3, mentre meno 2 è una pendenza indicativa di sistemi unilamellari, meno 3 è una pendenza indicativa di sistemi vescicolari multilamellari. Questo viene confermato anche dall'analisi di un campione più concentrato dopo circa 10 giorni di invecchiamento, che ha mostrato un tipico andamento di una curva di un sistema multilamellare. Sono state valutate poi le variazioni microstrutturali dei doppi strati attraverso l'electron paramagnetic resonance sempre a 50 gradi. Le evidenze sperimentali mostrano degli spettri registrati nei vari giorni che appaiono qualitativamente molto simili tra di loro. In realtà è possibile ottenere informazioni dall'analisi quantitativa di questi spettri. Dopo aver ricavato il parametro d'ordine S, si mostra un andamento decrescente di questo in funzione dei vari giorni in cui il sistema è stato monitorato, sintomo di una sensibile variazione della microstruttura locale. Infatti, una diminuzione del parametro d'ordine in funzione dei giorni identifica un sistema che evolve verso uno stato meno ordinato, proprio perché la parte marcata dalla sonda, nel nostro caso quelle della testa, ha una maggiore mobilità dovuta a un ambiente meno ostacolato, e questo può essere proprio considerato come una conseguenza del processo di idrolisi che coinvolge proprio la parte sottostante alle teste idrofile dei tensi attivi, provocando quindi queste variazioni strutturali. Attraverso la Nuclear Magnetic Resonance abbiamo monitorato il processo di idrolisi nel tempo. Il prodotto principale è appunto, come si può vedere, un sale d'ammonio che ha perso i gruppi acidici, quindi evidenza proprio del fatto che è avvenuta questa idrolisi. Interessante notare in realtà come è possibile monitorare anche un ulteriore processo, un processo di N-demetilazione. La demetilazione avviene attraverso un attacco nucleofilo dell'acqua ad un metile con il rilascio di un'ammina terziaria come gruppo uscente, dopodiché attraverso una reazione acido-base si ha il recupero della funzionalità dell'ammonio e il metanolo come prodotto. Una possibile spiegazione è che questa reazione avvenga sulla superficie della struttura, lì dove le molecole d'acqua hanno più tendenza a reagire, piuttosto che quelle presenti in soluzioni impedite dalle interazioni con le altre molecole d'acqua. Per quanto riguarda il metanolo come prodotto, in realtà non siamo riusciti a identificarlo e a rintracciarlo negli spettri registrati, ma una possibile spiegazione è legata alla sua relativa volatilità e al fatto che il sistema è conservato in stufa per lunghi periodi di tempo senza l'utilizzo di sistemi comunque sigillati.
In aggiunta alla caratterizzazione appena descritta, è stata effettuata un'estrazione liquido-liquido. Una fase organica scelta è stata aggiunta alla soluzione acquosa contenente il prodotto da estrarre. Le due fasi in un imbuto separatore sono state vigorosamente agitate in modo tale da permettere la migrazione del prodotto da estrarre nella fase estraente. Sono stati scelti e utilizzati 5 solventi diversi. Toluene e disopropiletere hanno mostrato scarse capacità estraenti. Meglio esano e acetato di etile, quello che ha dato i migliori risultati è il cloroformio. Migliori risultati sia in termini di netta separazione di fase che in termini di recupero quantitativo del prodotto. Sulle fasi estratte è stata effettuata poi un'analisi NMR. Quello che si vede è che l'elemento comune delle fasi estratte dalle fasi organiche attraverso l'estrazione mostrano acidi grassi a lunga catena in forma soprattutto esterificata e non in forma libera come in realtà ci si aspetterebbe dall'idrolisi avvenuta, come si può vedere dall'integrazione uguale dei CH2 legati all'ammonio e di CH2 invece in alfa al carbonile. Quello però interessante notare è che si può anche avere una sorta di selettività sul prodotto estratto a seconda del solvente utilizzato, perché con il cloroformio abbiamo isolato il prodotto N-dimetilato. In conclusione si può quindi dire che il processo di idrolisi è stato studiato dal punto di vista microscopico, dove si vede che avviene già dei primi giorni di invecchiamento del campione. Dal punto di vista macroscopico invece risulta evidente dopo lunghi periodi di tempi di circa 7 settimane. Oltre alla reazione di idrolisi è stata identificata una reazione di demetilazione. L'estrazione mostra in maniera comune a tutti i solventi la presenza di acidi grassi in forma esterificata e non in forma libera, ma anche una sorta di selettività a seconda del solvente utilizzato. Quindi quello che si potrebbe fare è continuare l'estrazione utilizzando diversi solventi e diversi periodi di invecchiamento del campione e in particolare per verificare la reazione di demetilazione proposta effettuare un'analisi dello spazio di testa proprio per verificare la presenza del metanolo come prodotto. Grazie. Grazie per la presentazione. Davide, ci sono domande? Sì, io avrei una domanda, sono Antonio. Prego. Volevo chiedere alla studentessa, visto che lei ha affermato all'inizio che questi prodotti hanno una buona compatibilità ambientale, che prove sono state fatte per poter affermare questo? Io non ho fatto prove riguardo questo. Le ha fatto qualcun altro? Sì, sono prove ritrovate in letteratura. E che prove sono? Va bene, non fa niente, grazie. Prego. Ok, c'è una domanda da Vincenzo Russo. Sì, grazie Dalila, complimenti per la presentazione. Una curiosità, come hai condotto gli esperimenti di idrolisi? Nel senso, l'apparato sperimentale come era fatto? Nel senso, l'hai scelto per simulare una determinata condizione? Raccontami un po'. In realtà è stato fatto semplicemente tenendo il campione in temperatura, non abbiamo simulato ad esempio condizioni di proprio lavaggio e quindi magari con agitazione, semplicemente perché ci siamo attenuti alla problematica che ci è stata detta e indicata dall'azienda di questo processo che avveniva fondamentalmente durante il periodo di shelf life o comunque di stoccaggio del campione e quindi a causa di questo processo arrivava poi al consumatore con caratteristiche non ideali, ecco, per l'utilizzo. Okay. Va bene, grazie. Altre domande? Va bene, grazie di nuovo Dalila, passiamo al secondo candidato, Ferraro Elvira, relatori Derrico e Cos, controrelatori Aurim e Pietraccone. Il titolo della tesi presentata è caratterizzazione strutturale e reologica di sospensioni capillari. Buon pomeriggio, si vede professore la presentazione? Sì, procedure. Buon pomeriggio a tutti. Allora, nel mio progetto di tesi mi sono occupata della caratterizzazione strutturale reologica di sospensioni capillari. Questo progetto nasce in collaborazione con la professoressa Erin Kos della Cree-Leuven in Belgio. Le sospensioni sono sistemi eterogenei in cui particelle solide sono disperse all'interno di un mezzo liquido continuo. Mira, scusa, non si vede. Vediamo te, ma non vediamo la presentazione. Un attimo, riprovo. Si vede adesso, prof? Sì, manda in presentazione. Ok, va bene.
Ok, si è visto, quindi ripeto, quindi le sospensioni capillari sono sistemi eterogenei in cui particelle solide sono disperse all'interno di un mezzo liquido continuo. Si è visto che l'aggiunta di una piccola quantità di un secondo liquido immiscibile con il primo alla sospensione può portare alla formazione di ponti liquidi tra le particelle e alla crescita di un network particellare. Questi nuovi sistemi sono stati chiamati sospensioni capillari. La formazione di questo network particellare può portare all'interno della sospensione ad una transizione da un comportamento fluid-like ad uno gel-like, come mostrato in figura, senza però l'aggiunta di leganti polimerici, tensioattivi o altri additivi. Queste sospensioni possono essere utilizzate in diversi ambiti, quali quello dei materiali, quello delle blends polimeriche, ma anche per la preparazione di cibi a basso contenuto di grassi. Le sospensioni capillari si dividono in due stadi: il pendular state, dove il secondo fluido è il miglior fluido bagnante per le particelle, avremo quindi un angolo di contatto inferiore a 90 gradi e si avrà quindi una formazione di ponti liquidi capillari tra le particelle che hanno una forma concava. Nel capillary state invece il miglior fluido bagnante è il fluido primario, avremo quindi un angolo di contatto maggiore di 90 gradi e si avrà formazione di ponti liquidi capillari tra le particelle di forma convessa, dove le particelle tenderanno ad aggregarsi intorno a delle goccioline di liquido secondario. Inoltre da studi antecedenti si è anche visto che la struttura di queste sospensioni dipende sia dalla dimensione delle particelle che dal metodo di preparazione, ma anche dalla frazione in volume del liquido secondario. L'obiettivo della mia tesi è invece quello di andare a studiare l'influenza della frazione in volume delle particelle, in questo caso su parametri strutturali reologici di sospensioni capillari composti da una fase solida di particelle nanoporose di diossido di silicio, una fase liquida primaria olio composta da una miscela di disononilestere dell'acido 1,2 ciclesandicarbossilico, che è un plasticizzante utilizzato in sostituzione agli ftalati, e l'N-dodecano, e infine una fase liquida secondaria composta da acqua e glicerolo. Per fare ciò ho utilizzato come tecnica di caratterizzazione la microscopia confocale, tramite la quale ho determinato l'angolo di contatto, ho acquisito immagini 3D della microstruttura e ho eseguito test di rheottica utilizzando una shear cell, mentre i parametri rheologici sono stati determinati mediante reometria rotazionale. L'approccio sperimentale ha previsto diversi step. Il primo è stato quello di modifica della chimica delle particelle, poi abbiamo preparato le sospensioni, abbiamo ottimizzato il metodo del protocollo di misura per la microscopia confocale e infine abbiamo caratterizzato i campioni. Sebbene il processo di ottimizzazione è stato quello più lungo e quello che ha richiesto più impegno, per motivi di ristrettezza di tempo in questa presentazione presenterò direttamente i risultati. Il primo step è stato quindi quello di modifica chimica delle particelle, che sono state modificate sia per ottenere immagini confocali ad alta qualità, sia per diminuire la porosità totale delle particelle. La prima reazione è stata quella quindi di marcatura delle particelle utilizzando un colorante organico che è la rodamina bisotiocianato, che è stata legata nel primo step di reazione equivalentemente ad un agente di coupling, ovvero il triamminopropiltretrossisilano. Successivamente il composto è stato fatto reagire con le particelle per far avvenire la marcatura ed è stata eseguita una sintesi di Stober modificata. Successivamente ho eseguito la modifica delle porosità delle particelle, in particolare abbiamo diminuito la porosità delle particelle utilizzando il tetraetil ortosilicato e anche in questo caso è stata eseguita una sintesi di Stober modificata. A questo punto abbiamo calcolato l'indice di rifrazione delle particelle in modo da ottimizzare la fase primaria e secondaria e per ottenere sospensioni capillari index matched, ovvero che tutte e tre le fasi del sistema avessero lo stesso indice di rifrazione. Per la preparazione delle sospensioni, ha previsto un primo step dove i due liquidi sono stati emulsionati mediante ultrasonicatura, successivamente sono state aggiunte le particelle e il sistema è stato sonicato nuovamente con un'amplitude inferiore. Sono stati preparati 5 campioni a diversa frazione in volume, mantenendo costante invece il rapporto tra la frazione in volume del liquido secondario e quella del solido. Come detto precedentemente, l'angolo di contatto è stato misurato mediante microscopia confocale, seguendo il metodo messo a punto da Bossler e Koss. In questo metodo ho previsto la costruzione di microcanali sulla superficie del vetrino del microscopio, come mostrato in figura, dove sono stati messi a contatto due dispersioni, una dispersione di particelle nel liquido primario e una dispersione di particelle nel liquido secondario. Si è aspettato quindi che le particelle migrassero all'interfaccia, dopodiché il vetrino è stato posto a microscopio e sono state scattate immagini 3D delle particelle individuali che si trovano all'interfaccia. Mediante poi geometria, essendo le particelle sferiche e dalla formula riportata qui, è stato possibile calcolare l'angolo di contatto.
Per studiare invece la struttura delle sospensioni capillari e l'evoluzione della struttura sotto shear, sono stati eseguiti scan 3D di sospensioni capillari sia prima che dopo la compressione, che dopo aver sollecitato il campione. Qui abbiamo riportato immagini 2D rappresentative dei 3D scan effettuati a diverse frazioni in volume. Dagli scan 3D, mediante un programma di analisi d'immagine, è stato possibile ottenere informazioni strutturali, quali il numero di coordinazione e il coefficiente di clustering, il numero di coordinazione e il numero di particelle a contatto con una data particella considerata centrale. Qui abbiamo riportato il numero di coordinazione in funzione della frazione in volume di solido. Come si può vedere, il numero di coordinazione aumenta l'aumentare della frazione in volume di solido, e inoltre si può notare che varia leggermente dopo la compressione e dopo lo shear, quindi la sollecitazione non modifica i parametri strutturali della nostra sospensione. Ad eccezione del campione a 0,25 a frazione in volume di solido a 0,25, che come si può vedere porta un salto da 3,8 a 5,9, e questo è dovuto probabilmente al fatto che si sia raggiunta una frazione in volume critica oltre la quale le particelle ormai clusterizzate non riescono più a muoversi le una rispetto alle altre. Per quanto riguarda invece il coefficiente di clustering, questa è la misura di quanto le particelle che si trovano nella sfera di coordinazione di una data particella considerata centrale interagiscono tra di loro, è stato calcolato mediante la formula riportata, e anche in questo caso l'andamento è lo stesso, cioè il coefficiente di clustering aumenta all'aumentare la frazione in volume di solido, non varia molto con lo shear e presenta un salto a 0,25. Successivamente, dalle immagini con focali del liquido secondario, come si può vedere in figura, ci siamo resi conto che il liquido secondario tendeva a creare dei film intorno alle particelle piuttosto che ponti capillari. Questo può essere dovuto a una porosità residua delle particelle, alla loro rugosità e al basso angolo di contatto. Il basso angolo di contatto significa che il secondo fluido è un bagnante per le particelle, quindi tenderà a disporsi all'interno delle cavità e a creare questo film. La scarsa tendenza del nostro sistema a creare ponti capillari liquidi tra le particelle è stato anche confermato da misure di riologia. Le misure di riologia sono state eseguite utilizzando un reometro rotazionale a stress controllato con una geometria piatto-piatto. Il primo test eseguito è stato un test di strain sweep o amplitude sweep che ci ha permesso di capire il comportamento reologico delle sospensioni. In questo test si è mantenuta costante la frequenza angolare e si è studiato il comportamento dei moduli viscoelastici G' e G' in funzione della deformazione. Per tutti i campioni G' è risultato essere maggiore di G'. Questo significa che i nostri campioni hanno un comportamento solid-like. Inoltre queste curve sono caratterizzate da valori di G'0 di plateau e gamma critico. Gamma critico è il punto di intersezione tra la curva di G' e di G', è il punto oltre il quale la struttura del nostro campione viene distrutta e il sistema inizia a fluire. Inoltre è stato possibile ricavare lo yield strain dall'intersezione delle pendenze dei tratti di curva di G'. Successivamente abbiamo poi eseguito test di frequency sweep. In questi test si mantiene costante la deformazione che viene scelta nella regione di linearità viscoelastica e si fa variare un intervallo scelto, che noi abbiamo scelto tra 100 e 0,1 radianti al secondo, la frequenza angolare. E per tutti i campioni si è visto che G' e G' risultano indipendenti dalla frequenza, e questo è un comportamento tipico dei materiali gel. Infine abbiamo riportato i valori di G'0, di gamma critico e di lo yield strain in funzione della frazione in volume di solido, e abbiamo visto che gli esponenti della power law risultano avere valori molto più simili a sospensioni bifasiche piuttosto che sospensioni capillari che hanno valori più bassi, a conferma di ciò che avevamo visto nella miroscopia confocale. In conclusione, il numero di per i nostri campioni, il numero di coordinazione e il coefficiente di clustering aumenta all'aumentare della frazione in volume di solido, il liquido secondario tende a creare dei film intorno alle particelle, i campioni hanno un comportamento solid-like con moduli indipendenti dalla frequenza tipico dei materiali gel, e le sospensioni i nostri campioni hanno un comportamento più vicino a sospensioni bifasiche. Quindi le misure hanno dimostrato che per i nostri campioni sia la formazione di film piuttosto che ponti capillari, e quindi dovute questo a una porosità residua delle particelle, e quindi step futuri saranno quelli di ottimizzare la reazione di chiusura dei pori in modo da spingere il fluido secondario a creare ponti capillari piuttosto che film. Grazie per l'attenzione. Grazie Elvira per la presentazione. Ci sono domande? Scusa un attimo, buonasera, ciao Elvira. Sì, salve. Allora, complimenti. Allora, qual è la strategia per
formare per preparare delle nanoparticelle meno porose? Prof, la reazione che ho riportato, che è la sintesi di Strober, qui questa è una reazione, va ottimizzata questa reazione. Quindi potresti, ti sei fatta un'idea quale parametro variare in questa reazione per poter avere delle nanoparticelle meno porose? No, perché non è stato, diciamo, ci siamo resi conto che era questo il problema, però adesso diciamo step futuri saranno quelli di capire quale di questi parametri potrebbe dare il problema. Va bene, grazie. Altre domande? Ok, allora grazie ancora Elvira, concludiamo grazie. Qui le presentazioni e a questo punto ci dovremmo riunire nel canale dedicato alla commissione. Vincenzo, puoi chiamare tu? Sì, non ti preoccupare. Mandi tu l'invito? Sì.
forse ok. Potete anche parlare, dite una parola, se no. Dite una parola. Professore, sì, io ci sono, l'ho attivata. Anche io l'ho attivata. Professore. Sì. Mi vedete? Alzarano? Sì, ci sono, attivata. Va bene. Dario Tolomo? Sì, ci sono, professore, ho attivato la fotocamera. San Marco Chiare, Savino Claudio, ci siete Eccomi. Tutti? Vabbè, più o meno. Sì, sì, siamo. Più o meno ci siete. Allora, vi leggo prima i risultati dell'esame di laurea per la laurea in chimica industriale. Allora, gli studenti hanno superato l'esame di laurea con i seguenti punteggi. Cuofano Ornella, 82 su 110. Davide Simone, 104 su 110. De Cristofaro Ilaria, 110 su 110. Falzarano Federica, 94 su 110. Lucente Andrea, 90 su 110. Nappi Rita, 95 su 110. Ortolomo Dario, 105 su 110. Riccio Luca, 95 su 110. San Marco Chiara, 97 su 110. E Savino Claudio, 93 su 110. E con i poteri a me conferitimi dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in chimica industriale. E tanti auguri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti. Allora passiamo, festeggiamo dopo, aspettate. Passiamo alla laurea. Vabbè, non devo ringraziare. No. Scusate, dobbiamo ancora finire per le lauree magistrali. Quindi se aspettate. Allora, vi dico i risultati della laurea in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale. Le due studentesse hanno superato ovviamente l'esame di laurea brillantemente. Di Leva, Dalila, con il punteggio di 110 su 110, e Ferraro, Elvira, 110 su 110. Con i poteri a me conferitimi dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale. E tanti auguri anche a voi. Auguri. Grazie. Auguri. Brave. Auguri. Allora, abbiamo terminato. Possiamo, Riccardo, ci... Sì, un saluto a tutti. Saluto grazie a tutti per la partecipazione e alla prossima. Sì. Grazie a voi per l'organizzazione. Ciao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Ancora auguri. Ancora auguri. Grazie. Grazie.